Buonasera, benvenuti all'ultimo incontro del nostro ciclo 2017. Visto che è l'ultimo incontro, do alcune informazioni generali e porto i saluti e faccio ringraziamenti. Allora, informazioni generali, vi verrà o vi stanno distribuendo il questionario di valutazione del corso? Al coffee break, va bene. Allora, vi verrà distribuito un questionario per esprimere le vostre opinioni sul corso. Vi prego di abbondare soprattutto in suggerimenti per l'anno prossimo, perché ho perso il conto, ma direi che ormai siamo al quarto anno e le mie idee iniziano a scarseggiare, quindi sarei molto grata di ricevere suggerimenti. Gli attestati di partecipazione, i corsi organizzati dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dalla Scuola Normale Superiore, con nostra grande gioia, hanno riscosso un grandissimo successo, quindi il complesso delle materie ha visto una partecipazione numerosissima. L'ufficio comunicazione della Scuola Normale, che si occupa di tutta l'organizzazione e che ringrazio già da ora, ha bisogno di qualche settimana per compilarli. Quindi attendete fiduciosi, li riceverete per email tra qualche settimana. Poi vi porto i saluti del direttore della Scuola Normale Superiore, Vincenzo Barone, che ci aveva preannunciato una sua visita, ma per impegni istituzionali non è riuscito a essere qui. Vi saluta, vi ringrazia e io ringrazio lui che permette il nostro corso e ci permette di incontrarci in questa bellissima sala tutti gli anni. Vi porto i saluti anche della professoressa Giuseppina Barsacchi, che è la coordinatrice del polo pisano per conto dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Anche lei ha avuto impegni di vario tipo in queste settimane, mi ha pregato di salutarvi e di salutare per conto suo i vostri studenti, ai quali dovrebbero arrivare i risultati dei nostri sforzi. Io ringrazio moltissimo anche Giuseppina Barsacchi. E poi permettetemi di ringraziare nella maniera più sentita tutto il personale dell'Ufficio Comunicazione della Scuola Normale Superiore, che organizza con un'efficienza, una professionalità, una gentilezza rare questi corsi. In particolare voglio ringraziare Elisa Guidi, Andrea Freccioni, Daniele Leccese, Francesco Casacci, Laura Cerrai, Valentina Quattrocchi, Giovanna Gongui, Daniela Lalli e Patrizia Mascagni. Spero di non essermi dimenticata nessuno, nel caso in cui l'avessi fatto me ne scuso. Bene, allora, direi che possiamo cominciare con l'incontro di oggi. Ascolteremo alcune esperienze didattiche. Cominciamo, è un ordine diciamo di progressivo allontanamento dal tema centrale del nostro corso e di successione di gradi scolastici, quindi cominciamo da Daniele Vaccari dell'Istituto Comprensivo Niccolini di San Giuliano Terme, che ci parlerà dei connettivi e nessi logici. E gli lascio la parola. Grazie. Grazie, e in primo luogo voglio appunto ringraziare Roberta Cella che mi offre questa opportunità. Vorrei anche ringraziare, oggi non è potuta essere qui presente, la
la professoressa Marta D'Amico, che è mia collega, che mi ha messo in contatto con la professoressa Roberta Cella per realizzare questo incontro. Io in realtà avevo qualche titubanza, avevo detto anche alla mia collega D'Amico che c'erano dei tratti di irriverenza in questa presentazione. Poi, dopo che l'ho spedito e l'ho inviato nei giorni scorsi, mi è stato dato, diciamo, il nulla osta, ecco. E, diciamo che inserisco un attimo questo breve intervento nella specificità del corso che stiamo facendo e in una convinzione che mi ha rafforzato nel fatto, io parlo soprattutto a livello di scuola secondaria di primo grado, di scuola media, questa attività, diciamo, l'ho realizzata soprattutto in prima, in seconda, già in terza si parte con un altro tipo di discorso più grammaticale in senso stretto. Questo, se vogliamo, è un po' un aspetto pre-grammaticale, cioè la convinzione del fatto che la grammatica, soprattutto alle scuole medie, se si insegna in quanto grammatica, in quanto regole, annoia chi la insegna, annoia chi la riceve, e alla fine ciò che annoia diventa anche più difficile, qualcosa che è più difficile da trasmettere, ecco, e credo che anche l'aspetto leggero, tra virgolette, poi attraverso la leggerezza, in realtà ci sono tanti esempi di leggerezza che poi si trasformano in efficacia, ecco, ma anche la leggerezza dell'approccio può far sì che si riescano ad ottenere dei risultati elevati senza che all'inizio si abbia la consapevolezza che si parla anche di concetti che non sono semplici. Vorrei fare anche un'altra premessa, perché io, diciamo, ho cominciato un pochino, ma a livello artigianale, senza avere neanche una grossa competenza, diciamo, nel senso che sono laureato in storia, probabilmente quando ho cominciato a insegnare subito, appena laureato, e in una scuola media, di tutto ciò che era una riflessione in senso stretto sulla grammatica, io stesso non l'avevo, ecco, nel senso che si sa, quando si fa, a meno che io non abbia fatto un percorso di italianistica, fa i suoi esami di storia, fa gli esami di letteratura, tutto ciò che è analisi logica, analisi del periodo per insegnarla, è tutto un qualche cosa che deve essere appreso per essere trasmesso. Quindi quando ho cominciato a lavorare su questi concetti, devo dire, è stato un po' quando ho avuto la prima supplenza in un gruppo. Ho cominciato ad insegnare in Valtellina e un gruppo di insegnanti, si parla del 92, quando lavorare con il computer nel 92, cioè si usciva da poco dal Commodore 64, ecco, per intendersi. La tesi che avevo fatto in quello stesso anno l'ho scritta con un computer che non aveva l'hard disk, quindi mi sembrava veramente una cosa futurista. E molti dei testi di questi insegnanti che effettuavano questo tipo di lavoro erano testi che provenivano da delle riviste delle scuole elementari, ecco, io quindi leggevo questi testi e i lavori che venivano fatti e rimanevo veramente basito di come si potesse affrontare questo tipo di difficoltà anche come tipologia di testi che non sono questi, erano ben più complessi. Però in realtà io credo che, appunto, unendo l'aspetto ludico e unendo la progressività del lavoro intesa come partendo dal semplice e andando verso il complesso, e poi osando, perché poi nel momento in cui si trasmette anche fiducia agli studenti, credo che sia la medicina migliore per poter ottenere risultati elevati. Allora, io sono partito da due enunciazioni così molto semplici, due enunciazioni il cui concetto in sé è molto simile, con la sola differenza che in un caso si parte dall'effetto, si parte dalla causa e si va verso l'effetto, nel secondo caso si parte dall'effetto e si risale alla causa. Però dal punto di vista si sposta la prospettiva in questo senso. Ecco, poi cominciamo a evidenziare quelli che sono, appunto, non li chiamiamo con i ragazzi, si parla di primamente, non si chiama connettivi, ciò che mette in comunicazione, diciamo, i due concetti che sono qui espressi. Quindi abbiamo da una parte un quindi, dall'altra abbiamo un perché. A questo punto
ragioniamo un po' su queste due enunciazioni. E non si scomoda ancora la grammatica. Quindi, uso la parola connettivo, quindi è un connettivo che collega la causa piove con l'effetto prendo l'ombrello. Si parte dalla causa e si va verso l'effetto. Qui mi era venuto qualche anno fa, volevo fare una verifica su queste cose, insegnavo storia e basta, non volevo sconfinare nel campo dell'insegnante d'italiano. Una classe in cui probabilmente non avrei mai insegnato italiano, ho detto non rischiamo, poi l'insegnante insegna italiano la grammatica come vuole, però a me interessava che anche in una verifica di storia, questo era un'attività propedeutica, si cominciasse a ragionare su quelli che sono appunto i connettivi e i nessi logici per vedere le frecce, io lavoro molto sulle frecce, causa-effetto, ecco, per vedere come... E quindi abbiamo usato così per scherzo la trota, il concetto di trota in quanto pesce che segue la corrente. Quindi abbiamo cominciato a chiamare questo quindi, come con tutti quelli che possono essere connettivi, ora vediamo appunto i connettivi, ovviamente possono essere congiunzioni, ma può essere anche la punteggiatura, può essere il verbo, però in qualche modo questa abbiamo individuato, è un'enunciazione che segue la corrente, in cui si va dalla causa verso l'effetto. Poi abbiamo analizzato l'altra, qui il discorso invece è rovesciato, perché è un connettivo che collega l'effetto con la causa, quindi si parte dall'effetto, si risale la corrente e ragionando così, qual è il pesce che risale la corrente, quindi abbiamo individuato il salmone, per cui abbiamo cominciato in qualche modo così, forse può essere una banalizzazione, però devo dire la verità che forse chi lavora a livello di prima media, insomma, siamo ancora, io credo che l'aspetto ludico dovrebbe attraversare tutto il campo dell'insegnamento, però se avessi chiamato subito con il loro vero nome, diciamo, non avrebbe attirato, diciamo, l'attenzione. Ecco, a quel punto io ho sentito un po' l'esigenza, perché lo sappiamo, quando si lavora con i ragazzi al livello di prima media, seconda media, anche terza media, ci troviamo a cerchiare di rosso sfilze di quindi che non finiscono mai, quando invece appunto cominciamo a ragionare partendo da qualche cosa che ha lo stesso significato, che va nella stessa direzione, proviamo ad usare modi diversi, connettivi diversi, che possono sostituire il quindi, proprio per far vedere anche come in uno stesso testo il quindi può essere sostituito. Qui sono degli esempi, ma 100 altri ce ne possono essere. E lo stesso, qui sì, poi appunto la freccia che collega la causa con l'effetto, e al contrario anche qui, risalendo la corrente, cos'è che può sostituire il perché? Diciamo che i quindi e il perché a livello di primi testi in scuola media c'è proprio l'inflazione, ecco, mi capita appunto, trova un sinonimo, trova un altro modo di dire, però appunto forse bisogna lavorarci e ragionarci partendo da delle situazioni quotidiane, elementari e banali, per far vedere come in realtà si può allargare così lo spettro dell'utilizzo di questi connettivi. Ecco, a questo punto poi il discorso ha cominciato a salire un pochino di livello e abbiamo preso il testo di storia, era fra l'altro il presente della storia, mi ricordo. Va bene, abbiamo ricavato questa frase in cui spiega quelli che sono le cause e gli effetti, insomma, della crisi dell'impero romano, e abbiamo scritto questa enunciazione, questo breve testo, con lo schema in questo caso già un po' precompilato, quindi in questo caso noi dobbiamo, e anche già sintetizzato, è un primo tipo di lavoro e quindi chiaramente deve essere molto graduale, quindi all'inizio molto, molto indirizzato. A questo punto abbiamo cominciato fase successiva a colorare il perché sono appunto i connettivi. Qui in primo luogo, inoltre, non saprei neanche come chiamarli da un punto di vista grammaticale, ma è quello così che in un testo, diciamo, di tipo espositivo,
argomentativo, servono anche per far vederla un po' la divaricazione, diciamo, di quelle che possono essere le cause o gli effetti. Quindi abbiamo cominciato a ragionare prendendo spunto anche da quelli che erano i connettivi che abbiamo utilizzato all'inizio nella frase semplice, e abbiamo cominciato a vedere che c'è una prima frase e c'è un perciò. Quindi questa prima frase ovviamente non può essere alla fine di questo schema, non può essere nemmeno all'inizio, perché subito dopo si riparte da lì e c'è un perché. Quindi già questi indizi ci fanno capire che questa prima affermazione si colloca nel mezzo. Poi c'è un perché e si risale. E questo perché è avvenuto per due motivi, quindi c'è un primo luogo e un inoltre, quindi ci fa capire che siamo nella parte sinistra di questo testo. Poi però dalla parte centrale si scende nuovamente e si va verso la conclusione, quindi di fatto. Ecco, io due interventi fa, mi pare, la professoressa Tarbartolo, parlando di più o meno di queste cose, appunto partiva dallo schema, dal testo per arrivare allo schema. E io lì feci un intervento in cui, che era una cosa su cui già stavo riflettendo, il fatto che l'importanza in questo tipo di attività in realtà è anche rimescolare le carte. Nel momento in cui abbiamo scritto un testo e abbiamo fatto uno schema come questo, che si adatta a questo testo, a questo punto il lavoro successivo può essere questo. L'esercizio può essere qui, si può dividere in gruppi, oppure facendo anche quello che può essere anche un calcolo di combinazioni di quante sono le variabili che possono intervenire. Io posso partire da qualunque punto di questo schema e, salvaguardando la coerenza, la logicità che deve rimanere questo, a quel punto si può riscrivere, e in questo senso si utilizzano e si mettono in campo nuovi connettivi. Ecco, poi si va un po' più verso, ancora questo siamo tornati, io qui ho un po' variato testi ad uso scolastico a testi in qualche modo di uso che può essere anche così di tipo giornalistico. Ecco, qui abbiamo individuato quelli che sono i connettivi, e qui abbiamo visto che io uso il termine connettivo applicato anche a un verbo, nel momento in cui non so se è ortodosso, ecco, ma nel senso proprio che comunque sia il termine hanno provocato va nella direzione di collegare un effetto con una causa. Poi abbiamo il perciò. Io ho colorato il primo E di azzurro perché anche qui individua un divaricatore di cause, diciamo. Il secondo l'ho colorato in rosso perché in realtà è una congiunzione che però è come se sostituisse un nuovo perciò, quindi in qualche modo questa E ha la funzione del perciò, non ha la stessa funzione della E iniziale. E anche in questo caso qui vediamo il testo, e messo così il testo dovrebbe... Abbiamo appunto nella prima riga abbiamo queste due cause che convergono, hanno provocato, verso una prima conseguenza, ma questa prima conseguenza provoca a sua volta una seconda conseguenza, il perciò, e questo E, che è appunto, come ho detto, un E perciò, determina questo, per poi arrivare alla fine di questo testo. Anche qui lo stesso tipo di analisi si può fare, anche qui si può partire da dove vogliamo, salvaguardando quella che deve essere la coerenza, e anche questo può essere riscritto in molteplici modi. Ecco, poi abbiamo, questo deve essere un testo di geografia, non ricordo da dove io l'abbia preso, quindi qui si va un po' più sull'articolato e un po' più sul complicato anche a livello di linguaggio. Anche qui si parte da un'affermazione e c'è un provocato, qui non c'è un provoca, qui c'è un provocato, quindi anche in questo caso si
si risale, diciamo, quindi l'aumento dell'anidride carbonica è provocato da che cosa? Da due cause, che sono una evidenziata dal provocato e la seconda dai gas di scarico. Poi questa prima affermazione invece causa, e quindi qui si va nella direzione della freccia, che cosa causa? Causa l'innalzamento della temperatura, e questo fatto è all'origine, qui c'è una spia, diciamo, in primo luogo, quindi qui abbiamo la certezza che da qui abbiamo una divaricazione, per cui si segue la corrente in primo luogo, e qui abbiamo lo scioglimento dei ghiacciai, quindi l'innalzamento del livello dei mari, e sempre nella stessa direzione, alcune isole e città costiere sono destinate a finire sotto il livello dell'acqua, e poi in secondo luogo, quindi mi riporta nella posizione in cui avevo divaricato a partire dall'innalzamento della temperatura, e abbiamo l'altra, l'altra conseguenza, l'aumento, l'estendersi dei deserti. Anche qui lo stesso, qui non l'ho indicato, ma lo do comunque come scontato come attività possibile, anche qui diventa, a livello di variabili diventa ancora più articolato, diventa ancora più ricco di possibilità di... Qui vabbè, sono tornato qui, in realtà c'è un po' un mescolare con concetti che sono più elevati, con concetti che sono più quotidiani, e anche qua si parte in questo... Ecco, qui però la differenza è che qui si parte invece dal testo, si parte dallo schema, scusate, per andare verso la verbalizzazione, e qui come può essere verbalizzato, anche qui può essere data appunto l'indicazione a ciascun ragazzo di scegliere il percorso da dove partire per realizzare un testo. Questo è un possibile testo, e anche in questo caso ovviamente ci sono molteplici possibilità. Ho fatto appunto ripartendo da un testo semplice per poi invece introdurre un testo che è più complicato, anche qui che ha a che fare un po' con la geografia, con la geografia umana. Anche qua un testo che può essere verbalizzato in molteplici forme. Sono partito così da un testo, l'inquinamento del mare Adriatico, a causa qui delle due cause che lo determinano. Poi c'è la divaricazione, e quindi abbiamo in primo luogo, ecco, qui ha fatto sì che, quindi qui sottolineando vari connettivi, si fa vedere, se poi si dovessero insieme ai ragazzi elencare tutti i modi con cui si fa rilevare un rapporto di causa-effetto, vediamo che va bene, la congiunzione ovviamente è la cosa più immediata, ecco, ma poi ci sono anche tanti altri termini, ovviamente i verbi, anche modi di dire, ecco, in qualche modo. Io niente, l'intervento in sé. Grazie. Non so i tempi, non ho visto. Io sono davvero ammirata, perché sono ammiratissima, perché Daniele Vaccari tocca uno dei punti centrali della riflessione linguistica degli ultimi decenni, queste sono le cose, diciamo, di cui si è occupata la linguistica testuale, se lo vogliamo mettere sotto un'etichetta accademica. Nasce proprio dalla constatazione che non esiste una corrispondenza biunivoca tra le categorie grammaticali, diciamo aristoteliche, tradizionali della grammatica, quindi articolo, preposizione, compagnia bella, nome, verbo, non esiste una corrispondenza biunivoca tra le parti del discorso e le funzioni logiche del testo. Ed è stata la riflessione che ha, diciamo così, scatenato anche i problemi nella didattica negli ultimi decenni.
Ha scatenato i problemi perché ha scardinato i vecchi modi di insegnamento e ha costretto a ripensare nuove forme di didattica, un po', delle volte un po' caotiche, delle volte un po' dispersive, delle volte un po' fantasiose e delle volte molto efficaci. Allora, insegnare, che non è solo una congiunzione, quelle classicamente classificate come congiunzioni, a indicare un elemento logico, un movimento logico, giusto? Questa cosa del movimento è giustissima, perché è un movimento del testo, del progredire dell'argomentazione, come ci sono gli elementi linguistici che fanno progredire la narrazione, cioè, e che questi si possano individuare volta per volta in congiunzioni vere e proprie, frasi subordinate, elementi verbali, nessi, e ecco, scoprire, mettere a fuoco questo meccanismo e soprattutto riuscire a insegnarlo è ciò che permette poi ai ragazzi, da una parte, di decodificare correttamente i testi, dall'altra parte di produrli. Quindi io sono davvero ammirata, perché tutte queste cose io le conosco in teoria, ma non riesco a capirne bene, non lo so, non conosco la loro possibile applicazione pratica. E questa francamente mi sembra notevolissima. Io vorrei sentire però anche il vostro parere, io sono entusiasta, cioè quest'idea di passare dal testo alla sua rappresentazione schematica e poi dalla rappresentazione schematica spiegare che lo schema logico si può trasformare in tanti testi diversi, che mantengono tutti però gli stessi rapporti logici, mi sembra che sia il massimo di ciò che si possa desiderare. Questo però è il mio parere, vorrei sentire il vostro. Forse vorrei anche chiederti a questo punto di valutare serenamente i risultati che ottieni. Perché sono molto incuriosita, però prima vorrei sentire se qualcun altro ha qualche riflessione. Sì, abbiamo il microfono. Allora, il problema dei connettivi si pone soprattutto nell'ambito delle grandi interminabili secondarie, cioè frasi, periodi con interminabili secondarie. Ecco, volevo chiederti che sistema hai adottato per abituare i ragazzi a utilizzare e a coordinare appunto questi pezzi di informazione, che sono in realtà le frasi, in un periodo. E secondo te cosa paga di più? Lavorare di più su frasi semplici, incoraggiare i ragazzi a esporre più frasi semplici, o provare, diciamo così, a incoraggiarli verso una concatenazione complessa del periodo? Te lo chiedo perché per me è un dubbio costante. Io vedo che loro scrivono un flusso di pensiero nei temi, per cui scrivono frasi interminabili che sono in realtà un flusso, cioè loro non sono Joyce, a volte fanno addirittura flussi più incredibili di lui. Ecco, grazie. Domanda difficile a cui non so se sono in grado, a cui non so se so rispondere. Allora, intanto, come ho detto prima, io questo tipo di attività l'ho un po' sperimentata in una classe in cui non facevo italiano, quindi non avevo neanche poi la ricaduta precisa di quello che era il risultato che tu mi stai chiedendo. Diciamo che ho cominciato anche un po' in questo ultimo periodo a raccogliere e a formalizzare cose che ho raccolto nel corso di vari anni di insegnamento, e quindi mi sono messo in questo momento, in questo periodo, in maniera più sistematica a provarci a lavorare. Quindi è un po' come cominciata questa sfida. E tieni presente che qui si parla a livello di prima media, quindi tutto ciò che è la riflessione di quello che è l'analisi del periodo, oltre il fatto che non insegno italiano in questa classe, però proprio non c'è ancora. Quindi io l'ho inteso un po' come un lavoro propedeutico, arrivare a parlare magari successivamente della causale o della conclusiva, ma prima con un lavoro preparatorio
che renda, diciamo, concreto e per loro tangibile quello che poi altrimenti è un lavoro del tutto astratto. Altrimenti io riprendo un po' appunto lo spirito, mi piace appunto lo spirito di questo corso, proprio perché si può arrivare a una riflessione alta, ma partendo prima dal basso. Quindi forse fra un po' di tempo potrei dare la risposta di quello che può essere il risultato. E appunto è lo stesso, rispondo alla professoressa, ho cominciato a credere nella possibilità di lavorare in questo senso nell'ultimo periodo. Ora, in questo momento sto, intanto ho mandato, poi quando avrai il tempo di vederlo, e devo dire che in questo momento sto ottenendo molto di più su qualche cosa che forse per loro è più attrattivo, diciamo, un lavoro sulle sequenze, sulla tipologia di sequenze. Proprio in questi giorni ho chiesto, partendo dalle sequenze narrative e descrittive, far riconoscere la differenza, e anche attraverso questo si fa molta grammatica, perché nel momento in cui adesso in grammatica sto spiegando quello che è il verbo, la differenza tra un imperfetto e un passato remoto, che rimane così la frase grammaticale a sé stante, ho detto no, mettiamo un bel testo, magari preso anche da un classico, in cui c'è un'alternanza di sequenza narrativa e descrittiva. Vediamo, comincio a leggerlo il testo e lo leggo a velocità diversa, in modo che devono essere loro a dirmi: ma perché qui leggo più velocemente, qui più pacatamente, e poi ma cosa c'è qui, come sono i tipi di verbi? Ecco, io devo dire che proprio in questi giorni, poi abbiamo fatto un lavoro di completamento, una volta analizzati i vari tipi di sequenze, ho dato un testo tratto da Gian Burrasca di sole sequenze narrative, ho detto adesso inserite sequenze descrittive, dopo che abbiamo analizzato di che cosa si tratta, sequenze riflessive, di dialogo. E devo dire che in questi giorni ho chiesto ad alcuni miei alunni che mi mandino il materiale che hanno fatto, perché io stesso sono rimasto stupito dalla ricchezza che sono riusciti a produrre partendo da un testo narrativo. È un discorso pregrammaticale, però credo che nel momento in cui si pongano le basi della grammatica in questo senso, ho la fiducia che poi la grammatica possa essere, diciamo, incamerata in una maniera un pochino più produttiva, un pochino più efficace. Direi non solo la grammatica in senso stretto, ma la scrittura stessa, la produzione attiva dei testi possa trarre beneficio da questo tipo di approccio. Quindi sì, dunque un'altra osservazione: il fatto che questo lavoro non sia stato svolto durante le ore di italiano, ma con il professore di storia, è l'ennesima riprova del fatto che l'italiano sia una competenza trasversale e non se ne possa fare a meno, vero, insegnando nessun tipo di materia. Qualche altra riflessione o domanda? No? Va bene, allora io ringrazio moltissimo Daniele Vaccari dell'Istituto Comprensivo Nicolini di San Giuliano e lascerei la parola ad Aldo Pecoraro. Passiamo al biennio delle superiori. Aldo Pecoraro del Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa, che ci parlerà di una sua esperienza didattica tra grammatica e lingua. Allora, ringrazio la scuola e ringrazio Roberta per l'occasione, per il dono di tornare a imparare nel luogo del delitto. Allora, io come insegnante, come sperimentatore, scelgo un'esperienza in cui ho fatto incontrare una grammatica visibile con una grammatica invisibile. La grammatica visibile era quella di Sabatini, sistema e testo, che ho scelto perché è la più leggera delle grammatiche, e dirò perché. La grammatica è invisibile, e la grammatica costituita dalle parole,
da cui non finisco di imparare anche a distanza di tempo, e dagli scritti di Giovanni Nencioni, che possono essere letti, gli scritti, purtroppo le parole non più ascoltate, quello è un rammarico immedicabile veramente, ecco, dal sito di scritto e di parlato, che si vedrà poi nelle diapositive. Allora, problema tra grammatica e lingua. Perché la grammatica è un po' un problema? Perché ogni lingua è... Il rapporto tra la lingua e la grammatica è sempre un rapporto tra ricchezza e libertà della lingua, che ha a che fare con la storia, e la grammatica che è ordine e regole. E questo vale tanto più per la lingua italiana, perché la lingua italiana, a differenza di altre lingue come l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, ecco, è una lingua che è a basso coefficiente di strutturazione, che non significa che valga di meno, ecco. È quella lingua per cui Leopardi poteva parlare di ricchezza e di libertà. Quindi... tra lingua e grammatica c'è sempre un po' un oiato, perché la lingua... Sì. Faccio la visualizzazione, sì, sì, sì. Perché se no... Allora, aspetta che la metto dall'inizio, perché loro non l'hanno vista. Ah, sì, benissimo. Ah, bene, grazie. Allora, ecco, esattamente. Ogni lingua ha questa differenza, c'è sempre questo iato, però in particolare... E quindi che la lingua, la differenza, una grammatica è orientata sulla scrittura, a parte che non c'è una sola scrittura, la scrittura varia nel tempo e le scritture si moltiplicano nel tempo, ma c'è anche nella lingua una diversità di enunciazione, scritto, parlato, ma poi anche parlato, scritto e tante altre varie forme intermedie. La lingua ha una diversità di registro, mentre le grammatiche sono orientate su un registro formale che a volte non è l'unico registro per lo scritto. Ecco, io dico la più leggera delle grammatiche, quella di Sabatini, perché io mi trovo delle frasi che a volte nei corsi, non in questo, ecco, in corsi di aggiornamento, vengono ricordate dai formatori come frasi sbagliate, invece sono frasi scisse o segmentate, o sono frasi che io ritrovo leggendo la letteratura italiana, e quindi veramente fanno parte della ricchezza poi della lingua, ecco. E queste differenze che ci sono, in particolare per la lingua italiana, sono moltiplicate. E qui mi faccio aiutare da Roberta, le rubo un po' di parole, che sono le parole finali della sua storia dell'italiano, dove tutto l'ultimo capitolo, ecco, riguarda proprio la lingua italiana oggi, è la lingua che si viene a costruire, fra l'altro con una ricche note bibliografiche su quelli che sono gli strumenti che aggiornano, che forse sono i primi strumenti che l'insegnante dovrebbe leggere, quelli su come cambia l'italiano oggi, ecco, non mi soffermo perché proprio alla fine di questo capitolo, poi la parte finale del libro, si parla proprio di questi strumenti, di questi libri. Da quanto l'italiano è diventato una lingua davvero viva, parlata da tutti nei più diversi contesti comunicativi, si sono attivati i normali meccanismi che producono il cambiamento linguistico e che in precedenza erano tenuti a freno dall'apprendimento sui libri e sulle grammatiche, mentre per via spontanea si imparava solo il dialetto. Come sarà l'italiano parlato in futuro, nessuno è ora in grado di prevederlo, ma lo stabiliranno la consapevolezza, la cultura e la sensibilità dei parlanti. Quindi prima di usare una grammatica bisogna tenere conto di questo contesto, altrimenti le grammatiche, e lì mi metto a rubare un po' a tutte e due visto che ci sono, l'insegnante trota se tende a seguire la corrente, la grammatica, a essere più realista del re, a castigare peggio dei peggiori carcerieri fra i grammatici. Quando parlo di grammatici carcerieri, mi riferisco agli ultimi scritti di Giovanni Nencioni, incantevoli, quelli a Scusca per noi, questi scritti dove Giovanni Nencioni tra lingua e grammatica dà la priorità alla lingua, ecco proprio, ma si mantiene un equilibrio difficile. Per questo quel sito nencionisns.it, che ho poi di scritto e di parlato Nencioni mettendo su motore di ricerca, è di una ricchezza sia per tutte le opere che ci sono, ma anche per questi ultimi scritti, ecco, me ne darò poi un esempio, ecco. Quindi la consapevolezza, la cultura e la sensibilità dei parlanti, ecco, ci vuole poi l'insegnante Salmone se deve utilizzare la grammatica, quindi adesso che ho rubato a tutte e due posso continuare.
Allora, adesso rubiamo a qualcun altro, a Piermarco Bertinetto, che è tuttora insegnante alla scuola e da decenni insegnante alla scuola di linguistica ed è un maestro da cui ho imparato tantissimo e da cui continuo a imparare dagli iscritti, ma vorrei di nascosto andare alle sue lezioni ancora. E qui Bertinetto che parla di Giovanni Nencioni. Perché io prendo come riferimento Giovanni Nencioni? Perché era, quando parlava, una grammatica vivente. Io non ho mai sentito parlare in italiano come ho sentito parlare Giovanni Nencioni. Quando si ascoltavano le sue lezioni era come sentire un'orchestra di lingua italiana, come sentire lì era musica. E qui Bertinetto lo definisce molto bene come grammatica vivente, vediamo in che senso. Di fronte a un mio ammirato complimento per la qualità, per me inarrivabile, delle sue scelte lessicali di Nencioni, non solo nello scrivere ma anche nell'improvvisazione del parlare, fra l'altro Nencioni era in grado di scrivere una lettera senza nessuna correzione, perfetta, anche con subordinate, con tutto, proprio come un sistema planetario quando scriveva, ecco. Egli mi disse, quasi a volersene scusare, in questo egli c'è un tale rispetto, si vede, questo è il discorso del 7 maggio 2009 dopo la morte di Nencioni all'Accademia dei Lincei, ecco. E in egli c'è il rispetto, è quasi Dante che non nomina Dio nel anche bisogna stare attenti. Egli mi disse, quasi a volersene scusare, di sentirsi immerso in una sorta di diacronia linguistica in cui le parole di ogni epoca, come anche quelle apprese nel quasi ormai scomparso dialetto fiorentino della sua infanzia, gli si affollavano con pari urgenza e dignità. Allora, parlare Nencioni significava veramente rimanere ammirati. E a proposito, nel sito c'è un saggio bellissimo di Nencioni in cui ricostruisce il dialetto fiorentino della sua infanzia, che io non ho riportato perché io lo strazierei, ma se avessi qui una cavia, poi se dovesse essere, lo farei leggere a chi non lo strazia veramente, perché fatto leggere a volte nelle classi dall'idea di quello che sapeva fare Nencioni con la lingua italiana, ecco. Nencioni, perché non ho scritto una grammatica per la scuola? Ecco, Nencioni continuamente gli credevano di scrivere una grammatica e non l'ha mai scritta. E dice chiaramente, non c'è neppure posto, a mio avviso, per una normativa univoca che sia fondata sulla certezza dell'uso, come in altre lingue. Il motivo ve l'ho detto prima, lingua a bassa strutturazione, a basso coefficiente di strutturazione, quella italiana, o su una coerenza razionale delle strutture, già che contro la prima sta la stessa fluidità dell'esecuzione, varia e contraddittoria nello stesso parlante o scrivente. Contro la seconda sta la convinzione che struttura della lingua non deve significare geometricità, simmetria, appiattimento e che la lingua, creatura storica in perenne sviluppo e traducente ogni aspetto dell'esperienza umana, non può essere ricondotta ai codici della logica. La storia comunque più ricca della logica. E le grammatiche, ora io non dico che non si debbano usare le grammatiche, ma quando si usano, la grammatica non deve diventare una grammatica delle risposte, ma una grammatica delle domande. E a me la grammatica di Sabatini è piaciuta perché in classe era possibile, all'interno di quello che proponeva, discutere. Era una grammatica della discussione, anche in qualche aspetto opinabile, anche in qualche punto debole che poteva esserci, ma è una grammatica che apriva alla discussione. E aprire alla discussione, la grammatica delle domande, significa comunque uccidere la noia, che altrimenti è la noia a uccidere la conoscenza. Allora, vediamo però un punto che può essere debole. Adesso metto a confronto Sabatini con Nencioni, per dire come ogni grammatica, anche la più libera, poi finisce per essere legata, si imbavaglia da sola. Vediamo le iniziali maiuscole. L'iniziale, questo è Sabatini. Sabatini 2000 e poi è Untici, che è lo stesso Sabatini 1984. Ho controllato sulla mia vecchia, una vecchia grammatica che non avevo io come studente, ma che mi era irrelatamente piaciuta quando l'avevo incontrato. L'aveva mio fratello questa grammatica, Sabatini 1984, questo è uguale, è rimasto tale quale. Vediamo cosa dice. L'iniziale maiuscola serve a far riconoscere i nomi propri. In questa categoria rientrano, ho selezionato solo due, i nomi di enti e istituzioni, Ministero del Lavoro, Corte d'Appello, Parlamento, anche Stato e Chiesa, quando si indicano le istituzioni e non il territorio di uno Stato o l'edificio di una Chiesa.
i nomi delle cariche più importanti, che perciò vengono sentite come figure uniche, il Presidente della Repubblica, il Papa, ma solo con riferimento alla persona di un determinato pontefice, altrimenti con la minuscola. Allora, attenzione, se ci dobbiamo mettere qui a stabilire i confini dei nomi propri, ciascuno nella propria esperienza scolastica sa che i confini dei nomi propri è quanto di più difficile da definire. Se poi uno si volesse divertire in una bella estate a leggere un libro bellissimo, ma tanto bello quanto difficile, non certo da dare agli studenti, ma che io darei a tutti gli insegnanti, proprio come esercizio di pensiero, che è un libro da cui ho imparato veramente tanto, è del Fitto Zamparelli, Le strutture del significato, Il mulino, Bologna 2009. Però vi confesso che se questo libro, per come è ricco, per come fa pensare, per l'impegno noetico che richiede, lo avessi letto nella stanchezza di un pomeriggio dopo la scuola, e forse non sarei arrivato alla fine. Letto nel corso dell'estate, è veramente un libro da cui non si finisce di imparare. Sono delle pagine proprio che torno a rileggere veramente con piacere e anche a capire più in fondo. Allora, vediamo un po' che cosa succede a Nencioni. Nencioni è il linguista di cui vi ho detto, fra l'altro, persona di meravigliosa umiltà, affabilità. Ecco, chi lo ha conosciuto non poteva rimanere incantato dalla disposizione all'ascolto, dall'umiltà con cui ascoltava gli altri. Allora, la Cusca per voi, Nencioni riceve delle lettere. A un certo punto si vede arrivare una lettera da parte di alcuni alunni di questa scuola in cui chiedono: è giusto scrivere Stato nel senso di entità politica con la lettera iniziale maiuscola? I nomi dei popoli devono essere scritti con l'iniziale maiuscola, come in alcuni testi di storia, o possono essere possono anche essere scritti con la minuscola? Ecco la risposta di Nencioni. La risposta di Nencioni ci fa capire che cos'è è veramente la lingua rispetto alla grammatica. Viene qui a proposito una postilla per rispondere a una vivace e simpatica lettera del professor Paolo Emilio Fagioni, preside della scuola media statale, eccetera, il quale mi accusa, ecco, questo preside aveva scritto, Nencioni nella risposta agli studenti risponde anche a questo preside, il quale mi accusa di odio per le maiuscole, cioè questo preside corregge l'italiano a Nencioni. Trasudante nel mio articolo di presentazione di questo foglio da scritture, come in quella università degli studi, il reato di Nencioni di usare le minuscole, dell'Accademia della Cusca, l'Accademia della Cusca, il nostro governo in senso politico. Qui Nencioni è deliziato irrelatamente dalla lettera che riceve, non è assolutamente offeso, chi lo conosce sa che la risposta ha tutta la gioia e l'umiltà della conoscenza. È noto che il governo delle maiuscole è variato di tempo in tempo per ragioni di costume, di culto, di ideologia, di gusto. Ora qui abbiamo una sintesi, ma Nencioni quando faceva lezione, e per fare lezione correrebbe la macchina del tempo, scendere quelle scale, a sinistra abbiamo l'aula pasquale, dall'altra parte andare dalla parte opposta e sulla destra c'era lo studio del professor Nencioni, non c'erano tanti studenti, ma chi aveva questo privilegio poteva ascoltarlo. Fra l'altro, ascoltando il professor La Penna nell'aula Pasquali, si poteva vedere come la filologia poteva trasformarsi nell'entusiasmo di un'avventura intellettuale. Non ricordo lezioni più entusiasmanti di quelle. La noiosa, secondo luogo comune filologia, poteva essere veramente un'avventura intellettuale, proprio entusiasmante. Comunque, ecco, lezioni di Nencioni. Nencioni era in grado benissimo di far vedere come le maiuscole, le iniziali maiuscole, si evolvevano minuscole attraverso il tempo, e bastava farlo parlare, dialogare con lui, chiedere, domandare. C'è persino, scrive Nencioni, nella tradizione degli amanuensi e dei tipografi, un'estetica dei caratteri. Il trionfo delle maiuscole si ebbe in età barocca, al punto che quasi ogni sostantivo ne fu sublimato, e una lingua europea, il tedesco, è rimasta fedele a quella sublimazione. L'età moderna, tra le sue molte ribellioni, ha avuto anche quella contro le maiuscole, giungendo a scrivere con la minuscola le iniziali del periodo e perfino quelle del nome proprio, e non è necessario pensare solo a Gozzano, ma anche alla letteratura.
Continua Nencioni, di un uso abbastanza costante hanno invece goduto le maiuscole di rispetto, soprattutto nella corrispondenza epistolare e nelle forme sia pronominali che propronominali, vostra signoria, vostra eccellenza. E fra l'altro Nencioni, linguista immaginifico, avrebbe apprezzato, non dico quanto, l'idea della metafora della trota e del salmone, ecco questo come inciso. Ed è spiegabile che in età o in regimi di autoritarismi e assolutismi l'enfatizzazione dei rapporti di subordinazione abbia contribuito alla maggiorazione delle lettere come delle sostanze, quindi scrivere non è un'operazione neutra dal punto di vista ideologico. Scrivere significa intervenire nel mondo. Il criterio a cui nelle escursioni dell'uso e della sensibilità sociale si attiene il professor Fagioni sembra essere quello del nome proprio. Qui. Quanto una parola, una sequenza di parole indicano non un concetto ma un individuo, un ente concreto e unico, devono cominciare con la maiuscola. Il problema è allora decidere se ci troviamo in presenza di una entificazione e, nel caso di sequenza, qual è il punto di passaggio dal concetto all'ente, il che dipende, nello scrivente, dalla sua maggiore o minore disposizione psicologica e linguistica a entificare. Ora, qui non mi soffermo sui nomi propri, sui confini dei nomi propri, rimando al libro del Fitto Zamparelli. Non è questione di equivoco semantico, sempre ostacolato dal contesto, se come studioso o docente scrivo dell'Università di Firenze. A nessuno verrà fatto di intendere che mi riferisco alla cittadinanza fiorentina. Quindi il criterio, se non c'è ambiguità, non c'è nessun motivo di dare una regola rigida laddove si può esprimere un pensiero, laddove la lingua può essere veicolo di libertà di pensiero, ecco. E se scrivo dell'Accademia, trattando della Crusca, presidente dell'Accademia della Crusca dal 1972 al 2000, ecco, si capirà facilmente, l'articolo determinativo ne è il segno, che mi riferisco a quella già nominata, non all'Accademia in genere, come forma istituzionale. Così facendo, io mi oppongo naturalmente alle entificazioni, alla trasformazione delle sostanze concettuali in nomi propri, salvo che non mi ci costringa l'isolamento sintattico del cartello epigrafico. Accademia della Crusca, ci vuole l'epigrafe, cioè la lingua morta in un certo senso. Se arriviamo alla lingua morta, va bene, mi costringete, allora iscrivo l'epigrafe, scrivo sulla pietra, ma se non mi ci costringe la pietra, non c'è modo. Per me la Crusca, i Lincei, continuano ad appartenere alla vigente categoria delle accademie, come l'Università di Pavia, a quella delle università, come l'Avvocato Tal dei Tali, a quella degli avvocati, e l'Italia alle categorie delle nazioni, senza che accademia, università, avvocato, nazione diventino nomi propri, o che è lo stesso parte di nomi propri, cambiando sostanza e valore, come fanno per istituto i nomi propri. Come accade, per fare un esempio famoso, quando si designa, anche da studiosi e da critici, con l'iniziale maiuscola, quel personaggio che Manzoni si ostina a designare con la minuscola, l'innominato, perché senza nome è e deve restare. Non è infine questione d'ortografia, è questione di sentimento della lingua, lecitamente diverso, dove sentimento della lingua si intende coscienza della lingua, come sentimento del contrario in Pirandello, come in parte anche sentimento del tempo di Ungaretti, coscienza del tempo, anche se la moltiplicazione dei significati del linguaggio ermetico poi può portare a altri significati, ecco. E vediamo come qui la grammatica non può racchiudere questa lezione viva. Qui si può rispondere soltanto allo studente nel momento in cui scrive. È scritto la maiuscola, la minuscola. Quante volte gli studenti mi chiedono o ci chiedono proprio il nome del mese, come lo devo scrivere, minuscolo, maiuscolo, nomi manzoniani, Don Abbondio, Don Rodrigo, uno non finisce, ci vuole proprio la serie delle penne rosse per mettere Don minuscolo e tutto Don Rodrigo, Don Abbondio, in Manzoni, eccetera. Però quello che vi ho fatto vedere, ecco, proprio lo spazio tra lingua e grammatica. Nencioni non ha mai scritto una grammatica, perché ha scritto una grammatica vivente che è la lingua. E quando ad esempio si legge il suo ultimo libro completo, che è quello sulla lingua di Manzoni, e lì si impara all'infinito, ecco. Allora, invitando alla lettura di Nencioni, ecco, io l'altra grammatica è una grammatica visibile. Perché la grammatica valenziale?
perché la grammatica valenziale mi sembra una grammatica copernicana del verbo rispetto alla grammatica tolemaica del soggetto. E per un motivo che è una grammatica soprattutto molto più leggera rispetto alla lingua, molto meno invadente e meno invasiva. Allora, un aspetto fondamentale della grammatica valenziale rispetto alla grammatica tradizionale è il rispetto della semantica. Ora, io guardo, è chiaro che ogni metodo è buono quanto è buono. Io conosco bravissimi insegnanti che insegnano anche complementi perché sanno usare i complementi come quanto tiriamo fuori una teglia dal forno prendendo tutto quello che è necessario per non scottarsi, per non fare scottare gli studenti. Però, attenzione, i complementi sono il massimo della confusione tra sintassi e semantica, cioè i complementi che dovrebbero essere sintassi, come si combinano le parole fra di loro, regole di composizione, come le parole si ordinano fra di loro, entrano largamente sulla semantica e soprattutto entrano in una maniera pesante e ridondante, perché cercare un complemento è allontanarsi dal significato. Cioè significa andare al significato generale, alla metonimia. La metonimia è impazzita, il trionfo della metonimia, senza parlare di certi complementi di età, che il più ridondante non potrebbe essere, complementi di materia che si capisce solo con il latino, ex aureo, aurea, complemento latino e basta. Parliamo del complemento più confuso che ci sia, il complemento di termine, perché se si vedono le definizioni del complemento di termine, veramente, insomma, se un bambino si mette veramente a volerci ragionare, complemento più sdrucciolevole non potrebbe esserci. Comunque, cosa fa la grammatica valenziale? E restituisce, chiama, prende il verbo e intorno al verbo i complementi necessari li chiama argomenti necessari, argomenti. Ed è importante perché anche i ragazzi che hanno studiato i complementi, usando io argomenti, non entrano in confusione, anzi, tutt'altro, l'esperienza che ho avuto di diverse classi è che la grammatica di Sabatini non è entrata in conflitto, anzi, ha fatto riavvicinare parte della classe alla grammatica. Anche perché spesso, purtroppo, la mia esperienza era di classe liceale dove apparentemente studenti competenti, però competenti palestrati di complementi, però non sapevano comporre una frase che una, salvo pochissimi. E se io andavo a vedere quante ore avevano passato di studio della lingua italiana a fare esercizi sui complementi, non solo loro ma anche i parenti, sino a non so che grado, ecco, certi esercizi su complementi che raccomando, che io preferisco studiare la logica formale, eccetera. Poi comunque, perché almeno quello ha un senso. Ma poi, e quanto tempo avevano passato a scrivere? Qualche dubbio mi veniva, ecco, ma quanto avete studiato voi da bambini? Molto più di me da bambino? Ma voi sapete scrivere, siete meno capaci di me? No, tutt'altro, anzi. Ma quindi c'era qualcosa che non mi tornava. Poi qual era un altro aspetto della leggerezza della grammatica di Sabatini? Che i concetti erano così chiari che potevano essere tradotti in maniera visibile, cioè proprio una grammatica disegnata. E a volte certi capitoli io li passavo con gli studenti leggendo solo le figure. Li leggevano loro le figure, non avevano questo problema. Poi un altro aspetto, il fatto di dividere gli argomenti, poi i circostanti, le espansioni, questo funziona anche perfetto come specchio per l'interpunzione, perché per i ragazzi che spesso faticavano un pochino a trovare un senso nella punteggiatura come mettere, e avevano quella libertà che alla punteggiatura comunque va data, perché non ci possono essere regole fisse per la punteggiatura se non sino a un certo punto, ma e soprattutto la virgola poteva avere un senso, il punto e virgola, eccetera. E appunto, come ho detto, antidoto alla divagazione metonimica, perché quello che mi preoccupa a volte è proprio, ecco, e questi esercizi su complementi è sempre a significato generale. E invece, liberando tutto l'inutile, il troppo e il vano, era possibile lavorare sul vocabolario. Quando io lavoravo sulla grammatica di Sabatini, potevo lavorare anche sul vocabolario. Ora ho preso per motivi di peso e di età l'edizione leggera del Sabatini, però il vocabolario Sabatini collettiva è complementare rispetto alla grammatica, perché finalmente, tolto l'inutile, si può ragionare sui significati dei verbi, si può ragionare sui significati delle frasi e veramente si aveva a che fare con la lettura, con la scrittura, una grammatica per il complementare al vocabolario.
Infatti, e qui come ho detto, elimina il troppo e il vano, libera lo studio del lessico dalle divagazioni metonimiche dei complementi e un'altra divagazione analoga a quella che a volte si fa con il latino, cioè quello di far fare l'analisi a chi ha già capito. Cioè se uno studente ha già capito, ha già tradotto, che debba stare un tempo per 20 volte superiore al tempo della traduzione a dire prima persona singolare del presente indicativo. Questo fa stancare a morte chi ha capito. E poi uno studio infinito. E la lingua latina, in fondo, per essere tradotta senza vocabolario, in fondo, non avrà 1800 parole, non è l'inglese per quel mondo che c'è. Molte parole sono poi italiane. Il latino è italiano antico, quindi si perde un mare di tempo a questo. Poi, ovviamente, se non volessi far niente in quel modo, o fossi stanco, o avessi perso la memoria e volessi comunque andare a scuola, un modo sicuro di poter stare solo su 5 righe è quello, poi di ogni parola, comincio a fare l'analisi all'infinito. E invece, quando l'ho fatto qualche anno da telefono un po' azzurro, come lezioni private, quando lo facevo, prima di arrivare alla presente scuola, dove è difficile avere il tempo per qualsiasi cosa, ecco, e devo dire che ho dovuto togliere il telefono fisso, ma cosa facevo? Era un lavoro molto utile, facevo tradurre, nulla di particolare, semplicemente non facevo fare l'analisi, per cui studenti potenzialmente capacissimi vedevano che potevano imparare a tradurre dal latino e dal greco senza il vocabolario, veramente ed erano contenti. Faccio questo esempio perché lo stesso può essere per la grammatica, ecco. Ovviamente rispetto sempre chi lavora in maniera diversa dicendo ogni metodo è buono quanto è buono, però io con i complementi difficilmente saprei lavorare, ecco, sarei una trota suicida, ecco. Allora, e faccio complemento di termine, vediamo un po', a parte le definizioni su cui ricade l'azione del verbo, definizioni che vanno bene anche per l'argomento oggetto, ma se io conosco la lingua italiana io mi trovo persuadere a qualcuno, persuadere qualcuno nel tempo, oppure latino, persuadere aliqui, persuadere col dativo, e mentre giovare a qualcuno in latino con l'accusativo iuvare aliquem, cioè tra latino che italiano antico, l'italiano antico, l'italiano, italiano medievale, italiano, io trovo una mescolanza tale che parlare di argomento diretto o di oggetto diretto e di oggetto indiretto, come fa Sabatini nella sua grammatica, mi torna perfettamente, mentre io confesso la mia incapacità di capire il complemento di termine. Allora, altri modi, se si libera tempo, rimane, se si libera tempo dagli esercizi infiniti sui complementi, quelli per cui i nonni, genitori, zii, a volte qualche telefonata è arrivata anche a me con qualche domanda assurda dei complementi, che mettevo un divieto assoluto perché dico, va bene, comunque. C'è più tempo per fare altro, uno per utilizzare la grammatica come grammatica per pensare, non una grammatica come gabbia, ma come cieli grammaticali che liberano le riflessioni, la grammatica delle domande. Poi c'è tempo anche di più per leggere, attenzione che c'è un tempo magico della lettura, che è quello di quanto i bambini sono piccoli, più sono piccoli e ascoltano e sono altri a leggere, da cui si impara infinitamente, più si è piccoli e più si impara quello che si costruisce con i bambini piccoli, lo si trova moltiplicate all'ennesima potenza quanto sono grandi, veramente lì l'attenzione. Però attenzione anche un'altra cosa, ecco, e a volte io sento di come viene storpiato Dante o Leopardi da ragazzi di 12-13 anni, ecco, non lo so, io ho dei dubbi su quello, su Dante o Leopardi, meno male che li storpiano, perché veramente è un linguaggio così lontano da loro, e per me vale... vale un po' la riflessione di Sanguinetti, quando Sanguinetti dice di fare attenzione a Edoardo Sanguinetti e ai libri da capelli bianchi, come I Promessi Sposi, che sono un capolavoro assoluto per me e non finisco di rileggerlo, però attenzione, se lo devo dare a un ragazzo di 11-12 anni, devo sapere che quel ragazzo deve avere una competenza linguistica tale da poter leggere quel libro senza stancarsi troppo. E anche la scrittura di Levi, tanto letto in età 12-13 anni, attenzione che se questo è un uomo è come la luce bianca, apparentemente è semplice, ma la luce bianca come il disco di Newton, tanti colori, non è una scrittura facile assolutamente, quindi starei attento, ma tempo per la lettura. E poi un'altra cosa, ecco, io ricordo i convegni della scuola normale 1999-2000 sulla scrittura scientifica, ora vedo che ci sono tanti altri convegni sulle informazioni, divulgazione scientifica, prezioso, ecco. Un punto
che mi è stato sempre caro è che la lettura dei libri che vanno letti a occhi chiusi, che sono i romanzi, quelli che vanno a sognare, va equilibrata con i libri da leggere a occhi aperti, che sono i testi di informazione, divulgazione scientifica. E quello mi sembra a volte, anche come insegnante, faccio fatica a volte a trovarli, e quelli sono dei libri che nella scuola per me dovrebbero entrare di più. Poi un'altra grammatica che è possibile fare è della scrittura come laboratorio grammaticale, quando gli studenti riscrivono, tolgono tutte le parole inutili come ha insegnato Marguerite Yourcenar, ecco, togliere tutte le parole inutili, la felicità dello scrittore, togliendo le parole inutili, ciò che ha luce acquista ancora più luce e poi ci si accorge di quello che manca, proprio come artigianato della scrittura. Anche la traduzione è un esercizio, traduzione come approssimazione, attenzione, chi traduce dal latino, dall'inglese, sa che la traduzione è un'approssimazione e che le traduzioni sono diverse. Un capolavoro assoluto è di Lidia Storoni Mazzolani, che traduce le memorie di Adriano e di Marguerite Yourcenar con un italiano che è un capolavoro, da cui si impara infinitamente. E la correzione. Ecco, molti insegnanti... nella scuola elementare, soprattutto nella scuola elementare di una volta, non erano pochi gli insegnanti che, oltre a dire le cose che non andavano, dicevano che le cose che andavano bene. Si potevano servire dei colori o altro, quanti avranno usato il verde, come faccio io da sempre, da quanto insegno, da una trentina d'anni, a usare il verde per quello che è positivo. Mi ha divertito molto quanto Seriani, in un suo libro, ha proposto come novità quello che per me era qualcosa di evidentemente come insegnante poligenetico, proprio quello del fatto che gli insegnanti, maestri elementari di una volta, ai quali io non mi sogno nemmeno di avvicinarmi, questi metodi li hanno usati, il colore verde, le matite, altri colori, li hanno usati, ma in modi molto più creativi di quanto io e Seriani, se ci mettiamo qui, se non al 2020, possiamo trovare. Quindi pensare che sia una sua invenzione, lo trovo deliziosamente ingenua, ecco, anche conoscendo la grande competenza di Seriani, ecco. Sitografia, io vorrei concludere un pochino riprendendo, consigliando tre siti, ecco. Uno è di scritto e di parlato, quello di Nencioni, e nencionisns.it, ma se si mette Giovanni Nencioni di scritto e di parlato, o anche solo Giovanni Nencioni, si trova, è un sito ricchissimo, veramente. Da qui non finisco da imparare, non finisco di imparare. L'altro è, e qui li potete vedere, Il mestiere di scrivere di Luisa Carrada, di cui si è parlato una delle volte precedenti, proprio Luisa Carrada, che sta scrivendo diversi libri per le scuole, ma questo sito è ricchissimo di recensioni, consigli, riflessioni sulla lingua. E veramente ci sono tante grammatiche insieme. Questo di Luisa Carrada, mestiere di scrivere. E poi questo sito, che magari non avrà le dimensioni degli altri due siti, ma veramente è un sito che io apprezzo immensamente, proprio per l'amore che c'è per la grammatica, di Daniela Notar Bartolo, dalla quale ho avuto il privilegio di ascoltare e di imparare, ecco, perché poi veramente ho continuato a imparare anche dopo, ecco, anche dopo la sua lezione, parlando con lei veramente. E Daniela Notar Bartolo, che ha questo, magari non è in estensione come gli altri siti, ma in intensità, in passione, in amore per la grammatica, perché è importante, si può insegnare la grammatica solo se si ama la grammatica. Fra l'altro, la grammatica di Daniela Notar Bartolo rispetto a quella di Sabatini costituisce un punto di incontro tra una grammatica tradizionale e una grammatica valenziale, quindi potrebbe essere adatta al modo di lavorare molti insegnanti. Grammatica nuova, ma sta uscendo, mi aveva detto Daniela Notar Bartolo, una nuova edizione che io aspetto veramente con desiderio di leggere e di imparare. Allora, un poco parlando, bisogna un po' denunciare i propri debiti, perché io da quanto insegno lavoro con altri insegnanti e con i quali nel millennio scorso ci siamo divertiti anche a scrivere una grammatica che non era ovviamente una grammatica, perché la nostra idea insegnando era di incontro, non c'è pericolo, è esaurita, quindi non la trovo neanche io, quindi non rischio di
di fare danno, ecco, che era grammatica creativa, che con questo titolo ossimorico già apriva un po' a una visione non pacifica della grammatica, ecco, una visione salmonata della grammatica. E poi un'antologia che era il volume della comunicazione, dove il mondo della comunicazione, dove le schede grammaticali erano proprio nel commento ai testi, ecco. E poi attualmente, se guardo verso il futuro, mi sto divertendo un po' con Classroom, con questa piattaforma digitale, mi faccio mandare i compiti e lì ho la possibilità non solo di usare il verde, ma tutti i colori per disegnare, posso mettere anche i fumetti, quindi io che non so disegnare mi trovo con più possibilità espressive, lo sto sperimentando, come ho sperimentato il videoproiettore interattivo e far correggere gli stessi studenti, molto più bravi a correggere gli altri che se stessi, a una certa età comunque, ma quello può essere importante, e insomma, adesso mi sto divertendo un po' a sperimentare questo. Questo è nelle classi in cui gli studenti sono, come purtroppo succede in Italia, schiacciati dai compiti, e questa è la salvezza per l'estate. L'estate è un tempo lungo per la lettura, per la scrittura, gli studenti possono mandarmi i loro scritti, le loro riflessioni, io evito di dare delle schede oppressive, per quanto possibile, ma come vedete, ecco, come potete vedere, insomma, è un lavoro aperto, ecco, si continua a imparare. Naturalmente quanto si continua a imparare, è importante la riconoscenza, per cui io non finisco di ringraziare il professor Nencioni, con cui ho cominciato gli studi in questi luoghi, quindi torno un po' nel luogo del delitto. Tra l'altro avevo scelto proprio il professor Nencioni perché avevo letto i suoi scritti, dovevo scegliere con chi iniziare gli studi, c'era il colloquio, e ho voluto proprio scegliere, vediamo chi scrive meglio, e per me chi scriveva meglio fra, devo dire, fra scrittori impareggiabili era proprio Giovanni Nencioni, e cerco di esserne in qualche modo degno, ed è difficile rendere grazie per grazie, insomma. Comunque, se ci sono domande, io mi diverto a rispondere alle domande, soprattutto se sono domande cattive, come dico agli studenti. Grazie. Grazie a voi. Grazie ad Aldo Pecoraro per questo bellissimo questa bellissima presentazione piena di cose. La grammatica delle domande, trovo che sia bellissima questa definizione, perché appunto si intende il libro di grammatica come il libro nel quale si cercano le risposte. No. No, si dovrebbero cercare delle domande, però le domande non sorgono spontaneamente, le domande sorgono dai testi reali, dall'esperienza quotidiana della lingua, pervasiva, non solo dalla lingua scritta, testi che si leggono, ma dalla lingua che si ascolta e che si produce, quindi è l'interazione. È il fatto che la lingua viva nel suo contesto storico e nella sua realizzazione concreta, che insieme alla guida dell'insegnante che dovrebbe far capire che ci si può interrogare sul perché, è così che dovrebbero scaturire le domande. Quindi la grammatica delle domande la trovo veramente una definizione interessantissima e ricca di sviluppi, di applicazioni didattiche. Ecco perché io trovo che la cosa più difficile da far capire anche ai miei studenti, che sono anche più grandi, è che la lingua sia un insieme di possibilità di scelte. Mentre è vero che la norma unica, immodificabile, è molto rassicurante. Quindi la ricerca di una norma sola, ma si dice così o così, ma si scrive con la maiuscola o con la minuscola. È una domanda naturalmente legittima perché fornisce delle certezze di cui tutti abbiamo bisogno in gradi diversi e non va quindi, diciamo, elusa. È una qualche forma di risposta, bisogna darla.
però al contempo dando una qualche forma di risposta possibilista, elastica, flessibile. Io trovo, così nella mia esperienza, che sia sempre importante far capire che poi non è quella la domanda giusta. È che la domanda giusta è invece chiedersi cosa è appropriato a questo particolare contesto, a questa circostanza comunicativa, a questo discorso. La distinzione raffinatissima che fa Nencioni tra la designazione referenziale Accademia della Crusca e la ripresa anaforica, che Nencioni ha la classe di non dirla in linguistichese, come la sto dicendo io ora, è una definizione, diciamo, molto raffinata dal punto di vista concettuale, che forse si può anche trasmettere nel modo semplice che usa lui con i ragazzi, senza stare a fare la distinzione referenzialità e ripresa del già detto che ho fatto io in questo momento, senza fare la grammatica mummificata, ecco, facendo una grammatica viva dei testi. Io credo è difficile, per la mia esperienza vedo che è molto difficile insegnare il diciamo relativismo linguistico, dove relativismo significa forma diversa a seconda del sistema di riferimento che si adotta, ecco, non vuol dire possibilismo infinito. È molto difficile insegnare che a seconda delle circostanze è opportuno usare una forma linguistica piuttosto che un'altra. Però io non ci rinuncio, anche se è difficile, però credo che poi lo scopo sia quello. Sarebbe molto più facile, molto rassicurante dare quella norma secca, assoluta, eterna, immodificabile che loro ogni tanto chiedono. E va bene, sono le riflessioni appunto che tutti gli incontri utili per me, parlo per me, costruttivi come questo stimolano, però ora non voglio rubare al tempo ad altri che forse hanno riflessioni più interessanti di queste. Sì? Grazie. Niente, io siccome ho avuto tanti anni fa un'esperienza di insegnamento a dei ragazzi stranieri, sia adulti che di scuola media inferiore, e adottavamo un libro di testo molto interessante di grammatica della Marzocco, se non erro, che è una casa editrice fiorentina, e mi piaceva tantissimo perché si insegnava l'italiano come noi si apprende la lingua inglese e francese e via dicendo, in maniera simpatica, cioè non in queste griglie di regole stabilite, ma attraverso dialoghi, scenette, però poi c'era la regola dopo definita, non so se mi spiego, come si fa per l'inglese, c'è un dialogo e poi alla fine di questo testo, comprensione, c'è che cosa abbiamo imparato, tipo il genitivo sassone, oppure non so, il simple present, via. Ecco, e quindi io mi domandavo, ma guarda bello, perché non si adotta anche noi in maniera molto free questa grammatica? E si impara benissimo, perché questi ragazzi, io vi dico, che imparavano molto bene l'italiano. Ecco, niente, era una riflessione che facevo. Grazie. Ringrazio proprio perché è una grammatica vicina proprio alla lingua, è proprio un esempio perfetto e che fra l'altro evita anche il rischio di tante correzioni che sono o ipercorrettismi, quanto si dice del congiuntivo. Spesso c'è qualcuno che dice che immagina che il congiuntivo sia obbligatorio. Nessun modo migliore di uccidere il congiuntivo, di non pensarlo in alternativa di scelta con l'indicativo. Congiuntivo sempre è un modo di ucciderlo sicuro, il congiuntivo. E questo un ipercorrettismo. E le correzioni a diafore, quanto per stanchezza
si appresenta un modello grammaticale e si finisce per correggere quello che comunque è valido scrivendo come scriveremmo noi in quel momento. E io ci devo stare attento. Allora, quando ho un compito davanti a me, allora dico, primo pensiero, attento a evitare correzioni a diafore. I percorrettismi magari no, ma ecco, ma le correzioni a diafore sono quelle che io temo moltissimo, ecco, anche con passare degli anni, ecco, devo starci attento e spero di mantenermene, almeno cerco sempre di mantenermi immune, ma sono sicuro che qualche volta ci sono cascato. Quindi grazie per questo intervento, ecco. Aggiungo una cosa sulle grammatiche per stranieri, che spesso sono più interessanti di quelle per gli italiani, è vero, sono perfettamente d'accordo. Poi si può sempre dopo integrare con un testo appunto di narrativa, e quindi poi torna bene, perché attraverso il testo di narrativa, appunto essendo italiano, poi lo compensi con la grammatica, come quando noi si faceva al liceo, almeno io, la letteratura inglese e la grammatica. Vabbè, grazie. E su questo devo dire che forse il vocabolario italiano che io preferisco è il vocabolario italiano neerlandese italiano di Vincenzo Locascio, che è un capolavoro per come è stato fatto già con strumenti informatici verso il 2000 e altro, da questo grande linguista finissimo. È veramente anche la grammatica dell'argomentare di Vincenzo Locascio, anche quello è un libro da cui non si finisce di imparare, ecco. E questo, quindi noi possiamo trovare a volte strumenti, anche certi strumenti, certi lessici dell'inglese o altro potrebbero essere anche da modello per lo studio delle lingue classiche, lì c'è molto da imparare, ecco. Sì, potete passare il microfono, grazie. Grazie, non so, io ho un concetto chiaro in mente, ma non so se riesco a produrlo, diciamo, con la chiarezza necessaria. Diciamo che il fatto di consegnare la grammatica a una parte di dubbio, secondo me riesce anche ad evitare una situazione emotiva che spesso pregiudica un apprendimento, perché non dobbiamo, se noi sembriamo detentori di una realtà data e oggettiva, secondo me diventa inarrivabile il punto. I ragazzi sanno che non arriveranno mai a sapere l'italiano con quella certezza lì, che noi stessi non abbiamo. Quindi se noi comunichiamo l'incertezza si gioca la stessa partita. Giochiamo la stessa partita, siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, con competenze diverse dovute a età diverse e a preparazioni diverse, ma si gioca la stessa partita. Se noi diventiamo io me la ricordo, la sensazione ce l'avevo a matematica, questa sensazione qui, quando pensavo che mai e poi mai io sarei riuscita a avere la certezza di fare le cose che mi venivano proposte come assolutamente ingestibili, se non in quella maniera lì. Quando poi ho capito che la matematica, grandi margini non ce ne sono, ma magari un margine, un approccio didattico diverso si può dare, ci si rilassa, e se ci si rilassa secondo me si impara meglio e si riesce ad avere un approccio più costruttivo. Quindi è una questione emotiva che però secondo me è molto legata all'apprendimento. Questo è il mio modesto parere. Concordo pienamente e dico proprio che questo non si limita anche all'autonomia intellettuale, l'autonomia, non solo l'autonomia emotiva, proprio importante sia a livello emotivo, perfettamente concordo, ma addirittura, e grazie per l'intervento, anche nell'autonomia intellettuale, anche nella scelta, nella costruzione della competenza. Bene, come anche l'incontro di oggi conferma quello che è successo tutti gli anni, cioè che il dibattito cresce quando sono gli stessi insegnanti a proporre le loro riflessioni. Ci sono altri interventi? Facciamo un quarto. Sì, sentiamo il dubbio, se passate il microfono, grazie. Pensando alla grammatica valenziale, noi tutti, penso, l'abbiamo vissuta come un superamento della grammatica tradizionale, soprattutto per l'analisi dei complementi. Cioè noi passiamo alla struttura valenziale
avendo già studiato i complementi. E lo stesso più o meno fanno anche gli studenti che arrivano da lei e alle medie, hanno studiato i complementi e poi alle superiori imparano questo modo nuovo. Ora mi domando, ma probabilmente non c'è soluzione, la grammatica valenziale sarebbe altrettanto efficace se insegnata come prima grammatica, senza aver fatto prima i complementi, oppure alla fine i complementi, pur nella loro empiricità, metà fra la semantica, la logica e la metafisica, hanno comunque la possibilità di far capire meglio anche una grammatica organizzata in maniera più logica come quella valenziale? Era un dubbio. È una domanda bella, complessa. Io credo proprio di sì, anche perché mi sembra veramente, per quella sproporzione che noto tra studenti veramente molto capaci, che poi non sanno scrivere, e tutto il tempo che hanno usato per i complementi, ho proprio l'impressione che quello per noi sia un principio di inerzia. Noi siamo abituati e, per me personalmente come bambino è stata un'esperienza un pochino diversa, perché quello era un qualcosa che mi divertiva come matematica per chi non amava la matematica, cioè chi, perché vedevo che di solito piaceva ai bambini a cui non piaceva la matematica, che non capivano la matematica, allora mi sembrava la matematica falsa, allora io la usavo, se la conosci la eviti, se la conosci non ti uccide, ma io ai complementi non ci ho mai creduto. Devo dire che io credo che sarebbe molto meglio proprio se non ci fosse tutto questo insieme di grammatica. Poi i complementi sono un ammasso di tante grammatiche successive, con quest'idea della grammatica universale di Port-Royal su cui si sono sommati altri, che non mi sembra assolutamente necessario. Io credo che ne abbia bisogno dei complementi solo chi in qualche modo ha avuto la propria infanzia scolastica, la propria adolescenza scolastica, sia lieve la parola, drogata di complementi. Ecco. Comunque io credo fermamente che la scuola sarebbe molto meglio senza quel tipo di grammatica, però rispetto anche l'idea opposta e so bene che i complementi vengono insegnati in un certo modo e non con quelle montagne di esercizi infiniti di tortura che sono, sono altra cosa. Ecco, quindi chiaro che un insegnante, ogni metodo è buono quanto è buono, può insegnare anche con i complementi. Per me sarebbe molto più difficile e io ritengo che una scuola senza complementi sarebbe una scuola più bella. Mi sembra che la stessa cosa avvenga poi con le subordinate. Anche nell'individuazione delle subordinate, nella divisione in categorie, anche lì se ne potrebbe fare a meno. No, dipende un poco, per le subordinate invece un poco, laddove sulle subordinate allora andrebbe ripreso un pochino tutto il discorso, effettivamente c'è molto più ordine, che si richiede molto meno tempo e non ci sono tutte le ambiguità, soprattutto non c'è tutta l'invasione della semantica da parte della sintassi che c'è appunto su cercare il complemento come risposta poi assoluta, questo complemento o altro. Sulle subordinate ho un'idea un po' diversa, ma non è detto che sia valida e può darsi che io sia, senza saperlo, un insegnante trotali, ecco, quello non so. Aggiungo una cosa, la subordinazione offre degli appigli formali più limitati. Una causale può essere introdotta da 3, 4, 5 cose diverse, ma sono 3, 4, 5 cose diverse numerabili in fondo. E quindi c'è un appiglio formale maggiore di quello che esiste per i complementi, dove di fatto l'appiglio formale c'è solo per l'oggetto diretto, cioè per negazione, cioè colui che non è introdotto da niente. Tutti gli altri hanno molteplici appigli formali ed è per questo, perché sono poco formalizzabili linguisticamente, che vengono classificati sulla base della logica, della semantica, della funzione che volta per volta rivestono nella frase. E poi c'è una sproporzione di numero, la tassonomia delle subordinate è limitata sotto la decina, la tassonomia dei complementi in certi manuali, non in tutti, arriva, io ne ho contati 76 in una grammatica per le scuole medie di qualche anno fa. Certo che le due cose poi sono correlate, perché
l'idea, diciamo, valenziale, che è appunto questa che fa perno sul verbo, in realtà permette di unificare analisi della frase con analisi del periodo, perché il meccanismo è il medesimo. Hai qualcosa che ha bisogno necessariamente di qualcos'altro per funzionare. E può essere a quel punto la frase reggente rispetto alla dichiarativa, la frase reggente rispetto alla completiva, così come l'oggetto diretto rispetto al verbo. Io con i miei noto che se invece di dire complemento di termine dico oggetto diretto, capiscono subito, anche se non l'hanno mai sentito, l'oggetto indiretto, scusate, capiscono subito anche se non l'hanno mai sentito nella scuola in precedenza, perché uno gli fa capire che è un oggetto introdotto da qualsiasi cosa, ma non da niente, ecco. Però naturalmente alla fine del nostro discorso credo anch'io che vada bene tutto ciò che funziona. Quindi se un insegnante ottiene ottimi risultati con l'analisi logica tradizionale va benissimo, ecco, non ho da eccepire in termini assoluti, poi conta quello. Va bene, allora facciamo un 15-20 minuti di pausa, poi ci ritroviamo qui. Grazie. Allora, grazie. Dunque, vi sono stati distribuiti i questionari di valutazione, se per favore li potete compilare e all'uscita lasciare in portineria. Vi ringrazio. Allora, riprendiamo con Francesca Faleri, della scuola secondaria di primo grado Mazzini di Livorno, che ci parlerà della fotocaccia ai tesori di Certaldo con riflessioni sui verbi transitivi e intransitivi. Il titolo merita l'applauso, vero? Perché ora vogliamo sapere come li metti insieme. Effettivamente, dato che ho già avuto occasione di parlare della didattica dell'italiano, in particolare della grammatica, ho pensato di dare un titolo un po' accattivante all'intervento di oggi, ma comincerò parlando di analisi grammaticale. Quindi, in particolare dei verbi, per riflettere sul concetto, su come presentare il concetto di verbo transitivo e intransitivo. Ora, è un concetto che per me è ancora difficile da spiegare. Io non insegno italiano da poco tempo, sto ancora lavorando su come spiegare al meglio queste categorie, però vi volevo mettere al corrente di alcune riflessioni. Allora, la premessa è che io faccio fare spesso esercizi di analisi grammaticale, perché come tutti gli esercizi di analisi che hanno una componente ripetitiva, anche mnemonica, mi sembrano esercizi utili. Sì? Esercizi utili, intanto perché alcuni esercizi di memorizzazione comunque fanno bene agli studenti, soprattutto nella scuola media, e quindi insomma mi piace anche ripetere questo tipo di esercizio. E poi credo che abbiano alla base gli esercizi di analisi grammaticale un tipo di ragionamento che, se viene interiorizzato e diventa un automatismo, può diventare anche uno strumento per la comprensione dei testi. E ovviamente, mi collego anche un po' a quello che diceva il professor Pecoraro in precedenza, è vero che per tanti ragazzi sono esercizi inutili, superflui e magari possono togliere anche un po' di brio all'attività dell'italiano, però invece alcuni hanno bisogno di esercizi più ripetitivi per memorizzare, quindi insomma in questa ottica io inserisco spesso degli esercizi di analisi grammaticale. E ragionando in particolare dell'analisi grammaticale dei verbi, io mi trovo sempre in difficoltà a dare a distinguere verbi fra transitivi e intransitivi. E questo mi capita, cioè un senso di impotenza che mi porta avanti fin dal tempo dei miei studi universitari, e non sono ancora riuscita a risolvere questo problema. E perché mi ritengo del tutto incapace di dire a priori se un verbo è transitivo o intransitivo. Vi faccio un esempio partendo dal verbo correre, che tutti a prima vista siamo prontissimi a definire come verbo intransitivo, talmente intransitivo che può avere ausiliare essere. Al suono della campanella gli studenti sono corsi fuori dall'aula. Però se ci pensiamo, il verbo correre può avere anche ausiliare avere. Infatti gli alunni hanno corso molto durante l'ora di ginnastica e
io credo che tutti i verbi che hanno ausiliare avere possano in alcune accezioni, in alcuni usi particolari, avere o comunque avere avuto in passato anche degli usi con un complemento oggetto. È anche il caso del verbo correre. Alcuni atleti corrono i 100 metri in meno di 10 secondi e qui c'è un complemento oggetto, il verbo è transitivo e la frase è talmente transitiva che ci può essere anche una forma passiva, perché i 100 metri sono corsi da alcuni atleti in meno di 10 secondi. Quindi da questo mio senso di impotenza e incapacità di stabilire a priori se un verbo è transitivo o intransitivo, ho tratto due indicazioni operative. La prima è quella che gli esercizi di analisi grammaticale, di forme verbali senza un contesto intorno, sono un pochino meno significativi di quelli che si fanno invece su una frase con un contesto. E si possono dare, però bisogna essere aperti a tutte, insomma, a tutte le risposte, perché se un ragazzino mi scrive che è una voce del verbo parlare, il verbo parlare è un verbo transitivo, magari può pensare: io a scuola parlo due lingue straniere, quindi due lingue straniere sono parlate da me, per cui lui magari ha in me ha risposto correttamente perché quel verbo l'ha inteso in quel momento con un complemento oggetto e quindi in una forma transitiva. E questa è insomma un pochino la prima indicazione operativa di dare sempre fiducia, magari hanno dato una risposta diversa da quella che ci aspettavamo perché avevano in mente un contesto diverso da quello che avevamo in mente noi. La seconda indicazione operativa riguarda una piccola innovazione che in maniera sperimentale, cioè molto piccola, però ci sono arrivata dopo un po' di ragionamento. Mettiamo che io chiedo di fare l'analisi grammaticale di sono corsi. Quindi sono corsi, verbo correre, modo indicativo, tempo passato prossimo, terza persona plurale, intransitivo. Ora io mi sono sempre domandata, non insegno italiano da tanto, però è sempre ammirato la competenza che doveva, l'elasticità mentale che dovevano avere gli studenti per dare questa informazione, quella relativa al tempo passato prossimo, perché loro possono sapere che questa forma è un passato prossimo solo dopo che hanno realizzato che è un verbo intransitivo e quindi attivo. E informazione che noi siamo abituati a farli dare ormai storicamente, la diamo sempre in fondo, come se fosse l'ultima cosa da dire del verbo. E è come se ci fossero due velocità, cioè la velocità del ragionamento, per cui il ragazzo prima deve capire se è transitivo, intransitivo, attivo e passivo, e poi dopo iniziare a fare quell'analisi che invece nello scrivere o nel parlare deve fornire prima ancora. Quindi ho pensato, dopo essermi stupita per qualche anno di questa capacità, ho detto: ma perché non glielo posso far dire prima? Quindi sono corsi, verbo correre, poi subito ora nell'esercizio faccio mettere se il verbo è transitivo o intransitivo e poi se è attivo o passivo, se il verbo è transitivo. Perché mi sembra che in questo caso li semplifico la vita, hanno già stabilito, guardando il contesto, com'è questo verbo e quindi possono risolvere meglio l'esercizio e analizzare meglio la forma verbale. Perché è chiaro che se la frase fosse stata questa, 100 metri sono corsi da alcuni atleti in meno di 10 secondi, la stessa forma verbale, sono corsi, non è più il passato prossimo, ma è un presente, perché in questo caso il verbo è transitivo passivo, però gliel'ho fatto individuare prima e quindi secondo me loro sono agevolati nel portare avanti questo tipo di esercizio e questo tipo di ragionamento. Ora, si tratta di una sperimentazione, quindi insomma è il primo anno che lo faccio, non so se poi alla lunga, quando arriveranno in terza media, avranno davvero più facilità a ricordare che devono domandarsi se un verbo è attivo o passivo, transitivo o intransitivo, se io li ho abituati a svolgere l'esercizio in questo modo. E quindi insomma, poi chiedo anche consigli, pareri, perché alla fine mi sembra un'innovazione, una modifica così semplice, io però ci ho messo tanto tempo per pensarci e arrivarci, quindi poi non lo so come andrà a finire. E questa quindi era proprio la prima riflessione, quella dedicata ai verbi transitivi e intransitivi. Ora, dato che però, come ho già detto, di italiano avevo parlato a sufficienza, ho chiesto a Roberto anche permesso di fare una piccola digressione e di parlare di un'attività che non è proprio legata alla lingua italiana, non è legata alla didattica dell'italiano, ma riguarda comunque la conduzione di un'attività didattica un pochino trasversale, cioè un viaggio di istruzione. Si tratta di un'attività che ho svolto 2 anni fa, quando avevo 2 classi seconde, e in tutte e 2 insegnavo italiano, e mi ero riproposta con la bella stagione di portarli in gita a Certaldo.
Ora a Certaldo, perché chi mi conosce lo sa, una parte ampia del tempo e delle energie che ho dedicato alla mia formazione e ai miei studi universitari è stata proprio dedicata allo studio della lingua, dei manoscritti di Boccaccio, e quindi ho pensato di poter trasmettere un po' della passione che io ho acquisito nei confronti di quest'autore, di poterla trasmettere ai miei studenti, portandoli anche in gita nel posto che lui considerava la propria patria, il proprio luogo natale. E quindi insomma, ho cercato di organizzare questo viaggio di istruzione a Certaldo. Mi sono messa in contatto proprio con la casa di Boccaccio e avevo prenotato un laboratorio didattico dedicato alla storia della scrittura. C'era stato poi un imprevisto, perché proprio pochi giorni prima ero stata contattata dalla responsabile della struttura che mi aveva detto che si era sbloccato un finanziamento per l'ammodernamento dell'aula dove tenevano i laboratori didattici, e quindi il laboratorio non si poteva fare, però mi aveva fornito un'alternativa molto valida e mi aveva messo in contatto con un incisore, una ragazza che ha lo studio su una chiostra che è proprio davanti alla casa di Boccaccio, e quindi insomma mi aveva offerto la possibilità, in cambio del laboratorio sulla storia della scrittura, di fare un laboratorio di litografia. Quindi la gita si era svolta in questo modo: una prima parte avevamo visitato il Palazzo Pretorio a Certaldo, la prima parte della mattina, poi la casa di Boccaccio, poi avevamo fatto questo laboratorio, prima parte del laboratorio dedicata alla realizzazione di una matrice, seconda parte dedicato alla stampa con un torchio calcografico, li aveva fatti lavorare. Dato che l'attività di stampa era stata abbastanza lunga, avevo diviso gli studenti in due gruppi, e dato che sulla stessa chiostra si affaccia il Museo del Chiodo, avevamo mandato un gruppo al Torchio, un gruppo al Museo del Chiodo. Ora non so chi di voi è stato a Certaldo, il Museo del Chiodo è un allestimento un po' artigianale, inventato un po' di anni fa proprio da un artigiano di Certaldo, dedicata alla storia del chiodo, ma anche degli utensili da lavoro e degli antichi mestieri. Ora, insomma, l'ideatore è morto da una ventina d'anni, però ha dato poi in eredità il museo e l'allestimento ai familiari, che hanno ottenuto dal comune di Certaldo di inserirlo nel percorso museale, e quindi è possibile visitarlo. Quindi nell'insieme l'attività era stata molto piacevole. Arrivata la sera a casa avevo cercato di fare un piccolo bilancio di questa uscita didattica che avevo preparato e avevo trovato numerosi aspetti positivi. Quindi c'è anche un po' un'indicazione di metodo, insomma, un tipo di bilancio di questo tipo. Intanto la destinazione è facile da raggiungere con mezzi pubblici e mi toglieva dall'obbligo di dover fare una gara come per il pullman, che è una procedura che non sopporto, sempre molto faticosa. Poi c'erano tante attività diverse tra loro. Ora io ho detto la visita al Palazzo Pretorio, alla casa di Boccaccio, il laboratorio, la visita al Museo del Chiodo, ma anche il trasferimento da Boccaccio, da Certaldo Basso, dove arriva il treno, a Certaldo Alto, può essere fatto o con la funicolare oppure a piedi. È una bella passeggiata, anche se è fatto sulla strada statale, ma c'è poco traffico, quindi è abbastanza sicuro, e era stato piacevole anche per i ragazzi alternare all'attività anche la camminata. Un'altra cosa, loro poi mi avevano raccontato che avevano vissuto con un po' un senso di sfida e di avventura il fatto che avessimo visitato le torri della città, sia la torre del Palazzo Pretorio che la torre di casa di Boccaccio, che non sono tanto alte che uno ha paura a salire, però un pochino alte sono, un po' di senso di vertigini lo danno, si ha l'idea di fare una cosa un po' pericolosa, un po' fuori dal comune, e quindi per loro anche era stato un piccolo superamento dei propri limiti, perché qualcuno non voleva salire, era stato aiutato dai compagni, e quindi anche questo mi era sembrato un aspetto positivo. Altra cosa, Certaldo Alto è un luogo molto sicuro. Una volta che si sono portati i ragazzi nella parte alta della città, poi gli si può dare anche tempo libero, a meno che non escano dalle mura, ma insomma allora bisogna proprio, si sa prima, non si portano in gita, ma in genere dentro Certaldo non gli può succedere niente. Quindi anche questo era un aspetto positivo. E poi ultimo aspetto positivo, non per me, ma lo era stato per gli studenti, avevano potuto comprare dei regalini, perché sembra che portare regali ai genitori, ai nonni, ai fratelli, alle zie e ai cugini sia una cosa importante della gita. E lì, sulla stessa chiostra dove c'era il laboratorio di incisione e il Museo del Chiodo, c'era anche un piccolo laboratorio di ceramica, avevano comprato dei piattini, avevano comprato la marmellata di cipolle di Certaldo, e quindi erano soddisfatti tutti, anche i nonni e gli zii. Quindi, detto questo, avevo individuato numerosi aspetti positivi. Avevo però trovato anche due aspetti negativi. Il primo, che è un po' strutturale di tutte le gite, come faccio a sapere che gli ho insegnato qualcosa? Perché magari è bello fare un viaggio tutti insieme, la gita
gita, la passeggiata, le torri, però mi farebbe piacere anche potergli comunicare qualche contenuto culturale. E questo nel momento in cui io decido, come decido, di non fare una verifica scritta sulla gita, poi un pochino mi sfugge di mano la situazione di quello che imparano, quello che recepiscono e anche di quello che ascoltano, perché magari se sanno che non c'è la gita, che non c'è la verifica, non sono neanche interessati e non ascoltano. Quindi io mi piacerebbe invece avere un modo per controllare quello che apprendono durante il viaggio di istruzione. Il secondo invece era, insomma, un elemento negativo proprio molto legato alla situazione di quella gita, è che a Empoli durante il ritorno al cambio del treno aveva richiesto un tempo di attesa abbastanza lungo, non ricordo se 30-40 minuti, dato che è una stazione piccola, non c'è tanto spazio, non c'è dove sedersi, tenere la classe 30 minuti alla stazione di Empoli era stato, insomma, era stato un pochino un problema, potevano esserci delle difficoltà. Quindi, dato che 3 settimane dopo volevo portare a fare lo stesso viaggio di istruzione, l'altra seconda, ho detto che ne avevo due, prima ne ho portato uno, poi ne volevo portare un'altra, ho cercato un'attività che mi permettesse di risolvere questi elementi negativi che avevo individuato, valorizzando e sfruttando invece gli aspetti positivi. E quindi mi sono inventata la soluzione, la caccia al tesoro fotografica. È un'attività che avevo lanciato già in classe, li avevo avvertiti. Avevo diviso a coppie, l'avevo tirati a sorte, avevo chiesto che ogni coppia avesse o una macchina fotografica o un cellulare fotografante, che 2 anni fa magari non tutti ce l'avevano, insomma avevo chiesto di organizzarsi dicendo che nel pomeriggio, subito dopo il pranzo, avrebbero ricevuto un elenco di obiettivi da fotografare e loro sarebbero dovuti andare in giro per Certaldo a fotografare le cose che erano scritte nella lista. E non è che proprio gliel'avevo detto, ma avevano capito da soli che se stavano attenti alla spiegazione poi sapevano dove e cosa fotografare, e se invece chiacchieravano non avrebbero fotografato nulla. E quindi dopo pranzo ho fornito, insomma, questo elenco di tesori da fotografare a Certaldo: la Porta del Sole, la tomba di Giovanni Boccaccio, Piazza Branca, poi cose di tipo vario, la riproduzione di una carta del codice autografo del Decamerone, una cipolla di Certaldo, insomma ce n'era un po' per tutti i gusti, la funicolare, poi anche la casa di Boccaccio che è stata un po' ricostruita, fotografare il muro, quello più vecchio, il palazzo Stioffi Ridolfi, e avevo aggiunto questa indicazione: conserva questa lista, servirà per la valutazione delle foto e l'attribuzione del punteggio durante il viaggio di ritorno. Perché, quindi, primo lato negativo, come faccio a sapere se sono stati attenti? Lo faccio con la fotocaccia, loro devono fotografarmi le cose, se hanno ascoltato lo sanno, se no no. Secondo, come ovviare al secondo problema, il tempo di attesa troppo lungo a Empoli, l'ho utilizzato per fare la verifica delle foto che avevano fatto, per organizzare una piccola cerimonia di premiazione, per il premio, come sempre, un bel nulla in tutte le mie attività, però loro ci tengono lo stesso a vincere, e quindi la mezz'ora era passata abbastanza bene, non si erano annoiati e non avevano cercato di andare troppo in giro. Ora, se dovessi riproporre questa attività, e credo di farlo il prossimo anno, in cui spero, se tutto va bene, avrò ancora 2 seconde, però devo aggiungere una cosa, e cioè che nelle fotografie si veda anche un alunno, o almeno un pezzo dell'alunno, perché già 2 anni fa, in cui ancora gli alunni erano meno smaliziati di ora, ma già una coppia di ragazzine non aveva trovato la carta del codice autografo del Decamerone, non per colpa loro, ma perché la casa di Boccaccio era chiusa in quel periodo. Nell'ora in cui loro potevano fare la fotocaccia non ci potevano entrare, nessuno l'aveva fotografato, ma loro avevano provato a scaricarla da internet. Erano state, insomma, me ne sono accorta perché avevano scaricato la carta di un altro manoscritto, insomma non è che me la fanno, mi mettono una carta qualsiasi, io dico che va bene, so benissimo quale potevano fotografare, e loro ne avevano messa un'altra. Però se avessero scaricato lo stemma della famiglia degli Alberti, magari io non me ne sarei accorta. Quindi, insomma, il prossimo anno, quando riproporrò la gita, dovranno fotografarsi loro con lo stemma di Certaldo, loro con la cipolla e così via. E direi che, ecco, concludo nuovamente ricordandovi il mio indirizzo di posta elettronica, così se avete poi, insomma, osservazioni, cose da scrivere, io leggo tutto volentieri. Se però ci sono domande... Uno dice: se mai gli studenti sapessero cosa ci sta dietro a ogni cosa che ci si inventa, e quanta riflessione e quanta creatività. Dunque, dico una cosa sui verbi transitivi e intransitivi.
che non sono la transitività o la intransitività non sono qualità del verbo. È la costruzione in quel particolare contesto testuale ad essere transitiva o intransitiva. È vero che le grammatiche parlano ancora di verbi transitivi o di verbi intransitivi come se quelle fossero qualità intrinseche. È lì il bello, cioè è riuscire a spiegargli che quindi non è un'etichetta che si possa affibbiare a priori all'utilizzo reale del verbo. Quindi, per esempio, una delle cose utili da fare è spiegare che anche se la grammatica li chiama verbi transitivi e verbi intransitivi, no, sono costruzioni che in un determinato contesto sono transitive e costruzioni che sono intransitive. E uno si chiede, ma perché le grammatiche, per una cosa così semplice, non ce n'è una che faccia questo tipo di distinzione? Questo appunto è il grande problema che ci siamo già posti in altri incontri, perché lì funziona anche un certo tradizionalismo, una certa volontà di mantenersi nel solco della tradizione consolidata, di essere un po' trote con la corrente. È giustissima la riflessione che fai, cioè non posso processare un tempo verbale correttamente se prima non ne capisco la costruzione, questo è giustissimo. E quindi trovo che sia molto semplice la soluzione che proponi, cioè di farglielo dire prima, in modo che loro ci debbano pensare prima di processare il tempo, la morfologia del tempo verbale. Io aggiungerei, invece che dirgli che si tratta di un verbo intransitivo o un verbo transitivo, proverei a iniziare a dirgli che si tratta di una costruzione transitiva o intransitiva, che poi naturalmente per far prima alla fine continuiamo a chiamarlo intransitivo o intransitivo, però spiegargli che c'è una differenza tra l'essere verde di una giacca e l'essere transitivo di un verbo. Non è una qualità, ma è una. Quindi quello che dico io è questo, che comunque naturalmente tocca uno dei problemi che io cercavo di sollevare pensando a questo corso, cioè quanto siano discutibili alcuni portati delle grammatiche scolastiche tradizionali. E quello dell'intransitività o della transitività come qualità verbale è uno di questi. Quindi questo. Ci vengo anch'io a Certaldo l'anno prossimo. perché ci veniamo tutti, organizziamo anche noi la fotocaccia. Avete osservazioni, riflessioni? Chissà il capostazione di Empoli come si è divertito. Va bene. Allora io ringrazio moltissimo Francesca Faleri e chiederei a Furio Detti dell'Istituto Comprensivo Fra Domenico da Peccioli di Peccioli di venire a parlarci di teatro europeo, scrivere la drammaturgia collettiva e partecipata, dal gesto al testo e viceversa, dall'azione alla redazione e viceversa, pure. Grazie. Dai, un problema se uso il microfono così, no? Va bene? Perfetto. Allora, io devo chiedere perdono per 3 volte. La prima è perché non ho preparato delle slide, non tanto per pigrizia, ma perché quando mi sono messo a farle mi sono reso conto che sarebbero state 3 slide messe in croce e non rendevano bene l'atmosfera del tipo di lavoro testuale che facciamo noi nel nostro laboratorio. Cioè è un testo che si scrive facendo teatro, rivedendo la scena più volte, agendo, e riscrivendo e cancellando più volte. Allora mi sono detto,
e volevo evitare proprio la slide, ve ne darò qualcuno, preparerò qualche materiale di corredo entro il fine settimana, ma mi piaceva rendere l'idea di una lezione molto, un pochino più dinamica, un pochino meno legata a uno schema fisso. Seconda cosa per cui chiedo scusa, dimenticherò qualcuno nei ringraziamenti, ringrazio la scuola normale ovviamente, i Lincei, l'Accademia dei Lincei, ringrazio il CRED Valdera che ha reso possibile questo laboratorio per 3 anni, il Comune di Peccioli, la Presidenza e la mia scuola, nella persona del direttore e del preside Gianluca Laforgia e dirigente, e quindi ringrazio tutta una serie di persone tra cui Anna Maria Braccini, la famiglia Papini e la mia collega Ambra Paciscopi che ha fatto il laboratorio con me per 3 anni. In buona sostanza, oggi vi parlerò non tanto del teatro, dell'attività del laboratorio, in quanto teatro, ma in quanto scrittura nel teatro. Esempio, una sola domanda teorica. Tanto qui siamo in normale, quindi basta sedersi per diventare professori. Quindi, la terza licenza che vi chiedo è che mi prenderò delle libertà e delle moderate volgarità nella libertà del giullare, del giocoliere, da cui è nato insomma molto teatro. Quindi agirò più in veste di giocoliere che di docente in questo caso. Prima domanda però nozionistica e proprio cattedratica. Quando è nato il teatro? Lo chiedo a voi. Prima di rispondere fate un bel respiro, perché l'area della normale fa diventare sapienti, come quella del comune rendeva liberi, quella della normale ti rende insomma a livello di dottorato. Ecco, già solo, fate un bel respiro, più forte, non vi sento. Teatro greco, altre risposte? Teatro greco, altre risposte, altre offerte? No, sbagliato. Il teatro è nato quando? La prima volta che il primo uomo o la prima donna si sono trovati un capello di un altro uomo o di un'altra donna o l'odore di un altro uomo o di un'altra donna e sono tornati a casa. Il teatro è nato così. Cos'è? Che cos'è quel capello, amore? Io non sono rosso di capelli. Oppure lei, con chi sei uscito? Non ha il solito odore. Chi c'è stata con te? Questo è il teatro. L'altro deve mentire per inventare una storia, per convincere l'altro di qualcosa. La seconda invenzione è dovuta alle donne, è il dramma familiare borghese, per cui nasceva un figlio molto diverso dal papà e quello è il primo dramma familiare borghese nel senso più stretto del termine. A parte questo, è vero, il teatro nasce dalla relazione, o meglio, dalle relazioni degli esseri umani. In Grecia nasce come tragedia, ultima domanda nozionistica, tragedia che cos'è? Qual è il nome, l'etimologia? Benissimo, cioè? Letteralmente? Il canto dei caproni. Voi dite che non c'entrano queste, c'entrano. Quindi, con i ragazzi mi sono trovato davanti a un dilemma. Usare un testo già pronto? Shakespeare, ma qualunque testo, video, ma anche un qualunque testo narrativo in poesia da trasformare in azione teatrale, come scenica, come l'Iliade, l'Odissea, c'è di tutto. Poi ho detto no, perché no? Non perché siano eccezionali, non perché copiare dai maestri sia fantastico, ma volevo dare ai ragazzi la libertà e la gioia di pasticciare con qualcosa di proprio. Il motivo per cui si fanno la casa sull'albero, non perché non hanno una casa. Cioè i bimbi che stanno bene, hanno una casa, un amore degli affetti, fanno la casa sull'albero, non i bambini nei guai, i poverini, quelli che soffrono davvero, che la casa e l'albero hanno altre necessità. La casa sull'albero se la fa chi sta bene perché vuole possedere la sua casa. Quindi mima, imita, o meglio, si ricostruisce un mondo che sia suo, in cui lui abbia l'identità. E allora mi sono detto, scriviamoci il nostro testo teatrale. Grosso problema. Lavoravo con ragazzi di più classi, per cui io facevo laboratorio anche di scrittura nelle mie classi, ma nelle altre chiaramente non avevo un gran controllo. Quindi ho dovuto introdurre degli strumenti didattici, anche diciamo creativi, nell'ambito di un laboratorio di teatro. La fortuna è che il teatro si fa facendo e quindi si vede, è un'arte performativa. Mi chiedo di ricordare queste 3 cose. Azione, anzi, la prima è l'intenzione. Cosa voglio? Io quando sono un personaggio teatrale voglio qualcosa. Intenzione. Azione, faccio, dico qualcosa. Reazione, quell'altro mi risponde. C'è una relazione, non c'è relazione se parlo al muro, ma c'è relazione se dico, stai bene oggi? Perfetto, un pochino, ma
c'è una relazione, quindi i ragazzi costruivano un testo e il testo esiste soltanto come relazione. Il testo teatrale non ha senso se appare da solo come modello di attività o di parola da riprodurre. E allora abbiamo deciso di lavorare su molte scenette, sull'improvvisazione, ma non abbiamo fatto un canovaccio, abbiamo scritto un testo, ci siamo messi a scrivere battuta per battuta, linea per linea, dalla relazione siamo passati alla redazione. Facevamo le scene, le provavamo. Prima siamo partiti da un soggetto, molto, molto casuale, per giocare, gli facevo fare un gioco che farò fare anche a voi adesso rapidamente. Ma partivano da un soggetto, una situazione molto banale. Poi costruivano le frasi da dire in quel contesto e me le proponevano, poi le montavamo insieme e poi dopo tagliavamo, si tagliava in base a questa regola. Il testo teatrale ha una, chiaramente una norma, non vi racconta l'azione, non ve la descrive, lo può fare solo parlando, dicendo quello che penso, quello che dico a qualcuno. Quindi non è descrittivo in senso stretto, ma descrive. Ci sono battute che descrivono e battute che non descrivono, battute che obbligano un'azione, battute invece che descrivono bene. Descrivo quando intendo dire: Roderigo, se fossi il Moro non vorrei essere Iago. Descrivo Iago, descrivo me stesso. Te lo dico, non vorrei essere Iago se fossi il Moro. Ma quello che importa è che alcune battute hanno un sapore descrittivo e altre un sapore intenzionale, performativo. Se dico esci di qui, maledetto, ora subito, è un ordine, quindi chiedo all'altro di fare un'azione. Quindi c'è un'analogia col testo narrativo, descrittivo e anche un pochino con un testo, diciamo così, in senso stretto, diciamo, come si dice, metatestuale, quando dico, quando i ragazzi dicevano agli ordini. Siamo già in un contesto, il testo mi indica già dove sono, capisco che sono in una caserma. E quindi avevano questi strumenti, ma non riuscivano a trasferirli sul testo finché non lavoravano veramente sulle frasi. Gli ho chiesto di lavorare sulle parole chiave. Gli ho chiesto di far sì che una riga di battuta riprendesse o richiamasse un elemento delle battute precedenti, evitando le battute inutili, le ripetizioni e la telenovela. Vai a uccidere lui. E un ragazzo faceva, ok, devo uccidere lui. No, non me lo dire, lo sai già. Dimmi qualcos'altro. Per esempio, ok, bastone o coltello. Questo aggiunge qualcosa. È una battuta che mi aggiungeva qualcosa. A titolo di esempio, giusto così per fare un po' un gioco fra di noi, ecco, vi chiederei questo. Chiedo un attimo la lavagna. Vi chiedo di darmi un giochino che abbiamo fatto proprio per immaginare delle situazioni e far nascere le prime battute e situazioni di un testo drammatico. Ecco qua. Ah, l'ha preso. Eccolo qua. Ce l'ho. Eccolo qua. Disegno. Bene. Allora, la prima cosa che vi chiedo di fare è di pensare a un film. Titolo di un film, cosa che ragazzi viene sempre bene perché appartiene al loro immaginario, no? Per esempio, mi dà un titolo di un film, lungo. Lungo, possibilmente lungo, non Lo Squalo 3, mi servono titoli lunghi. Un film, qualunque. Travolti da un insolito destino, benissimo. Aspetta che vedo dov'è la penna, eccola qua. Travolti da un insolito destino. Bene. Mi date un altro titolo di film? Non ci resta che piangere. Ok. Eccolo qua. Non ci resta che piangere. Un altro titolo laggiù. Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Cose che i ragazzi non hanno neanche la più pallida idea. Loro andavano con Harry Potter e tutta la serie di Harry Potter, ma va bene per noi. Sull'orlo di una crisi di nervi.
Ok, io ho diviso a metà questi titoli, uno a destra e uno a sinistra di Amleto. Facciamo un mescolio, cioè l'estrazione a sorte dei titoli. Estratti a sorte veniva da travolti dal pianto, travolti da che piangere non poteva funzionare, ma travolti dal pianto era un nuovo film. Donne sull'orlo di un insolito destino, questo era molto cerebrale. Oppure non ci resta che una crisi di nervi, che era formidabile. Questo è una, in realtà io non faccio che montare sulle spalle dei giganti, è un lavoro che hanno fatto tanti, da Calvino in poi. Ho fatto anche un gioco con i tarocchi, legando ai tarocchi dei personaggi di entrata e uscita, antagonista, protagonista, facilitatore, complicatore, il famoso no, castello dei destini incrociati. In buona sostanza non ho fatto che prendere queste strategie creative letterarie e obbligare i ragazzi a inventare un soggetto, una situazione. Non ci resta che una crisi di nervi. Ok, perché? E allora dicevano, compito in classe, bene, lo scenario, uno diceva, un compito in classe, la crisi di nervi dovuta al fatto che non ci resta che una crisi di nervi perché non siamo preparati. E da lì nascevano le battute. E per dirvi il risultato di questo lavoro, tra l'altro era nato da due film che era Guerriglia nella giungla e l'altro era Camera con vista, no? Si era detto guerriglia in camera, no? Era uscito fuori guerriglia della giungla in camera, che era una cosa eccezionale. Allora loro hanno detto, ma perché non facciamo un po' questa guerriglia, no? In questa, immaginando di farla in casa. E allora un altro dei ragazzi ha detto, ma sentite, facciamoci, eccolo qua, sette, facciamoci una guerriglia nel bagno, nel gabinetto. Come, cosa succederebbe se tre militari facessero la guerriglia all'interno di un gabinetto? E allora abbiamo individuato già degli oggetti e questa è la scena che è venuta fuori. È la scena del secondo spettacolo, del secondo anno che abbiamo fatto. Eccola qua. Tango, Lince e Cobra sono tre militari. Qui Tango, chiedo conferma, mi ricevi Lince? Passo. Qui Lince, ingaggio confermato. Chiedo Cobra se il sito è libero, passo. Qui Cobra, area pulita, nessuno stile, passo. Qui Tango, Cobra e Lince, radunarsi al centro. Cobra e Lince in posizione, passo. Bastardi, la soffiata era un bidone, eppure il waterclaw era affidabile. Tocchiamo il bidet, passo. Chiedo permesso di interrogare la carta igienica, passo. Permesso accordato, localizzare carta igienica. Entra un rotto di carta igienica al centro della scena. Fermo, carogna. Fermi, sono io il capo. Ok, rotolo, siamo tu e noi adesso. Non hai più amici che ti paghino le chiappe, detto una carta igienica. Silenzio, ascolta rotolo, abbiamo i mezzi per farti parlare. Per ora, con le buone. Dove si trova il nemico? Non parla, è un duro. Non credo, sembra un quattro strati di pura soffice cellulosa. Se non parli ti sottoponiamo a un'ora di tortura dello strappo. Lo strappo no, è proibito. Siamo in guerra, soldato. Allora, parla. L'altro tira fuori la confezione. Più di 200 strappi e rotolo. Capo, non credo funzionerà. Questi ci sono abituati. Allora sarà il barile di cacca. Mi hai sentito, rotolo? Il barile di cacca. Ma no, come puzza. Nemmeno la cacca lo spaventa, pare. E qui entrava un indovino che vedeva la loro ora, vedeva un grande bianco che li portava via, perché alla fine abbiamo trovato l'ambientazione che era un manicomio, erano i degenti di un manicomio, che avevano ognuno le loro fisse, le loro fantasie. La commedia si chiamava Sette perché erano sette giorni scanditi dai tarocchi. Questa era la forza bruta, la forza militare, la violenza, c'era l'amore, c'era la temperanza, insomma c'erano varie situazioni. Quello che volevo dire e che abbiamo lavorato creando noi il testo e penso, forse sbagliandomi, di essere uno dei pochi laboratori che in Italia lo fanno. Di solito il teatro a scuola si fa, ma non perché sia sbagliato, è splendido farlo. Io volevo iniziare a fare Shakespeare, non mi è riuscito. Volevo farlo in lingua francese e inglese, anche Molière, non mi è riuscito, perché i ragazzi mi rifiutavano completamente qualunque cosa che non fosse l'italiano e che non fosse una commedia. A quel punto abbiamo virato sulle commedie, abbiamo realizzato tre commedie, la terza più dinamica, più di pantomima e danza. La prima invece è quella più letteraria ed era un incrocio tra l'Avaro di Molière e il Mercante di Venezia. E erano i due avari famosi, Shylock e Arpagone, la commedia si chiama Shygon perché abbiamo combinato i due nomi con quella logica, che si sfidavano, facevano una scommessa a chi fosse riuscito a imbrogliare l'altro e comunque a fare più soldi in un certo
periodi di tempo. Si sono trovati poi in una situazione rocambolesca, più che gli avari, i loro comprimari. È stata un'avventura intorno a questi due avari che cercavano di fregarsi l'uno con l'altro. Quello che volevo arrivare a questo, problemi, punti di criticità. La criticità è l'imprevedibilità. I ragazzi si sentono male, a un laboratorio aderiscono, e nei due laboratori sono aderiti 21 e 26 ragazzi, nel primo solo 5, perché hanno defezionato tanti per una serie di motivi contingenti. Mi sono trovato con da 20 ragazzi a portarne 5 e avere un testo teatrale che era per 10, 15, 20 ragazzi a ridurlo a 5, facendo fare parti doppie ai ragazzi. Quindi è stato molto difficile. E temevo il crack, invece ha funzionato bene, c'è stato insomma il pienone ed è piaciuto. Quindi abbiamo ragazzi che cambiano. Primo elemento forte del testo, la modularità. Se il testo non è modulare e non è intercambiabile, le scene sono strettamente vincolate da un intreccio rigido, non funziona, perché se mi mancano quelle persone in quella scena io non faccio più nulla. E se mi mancano alla fine o si cambiano o qualcuno deve subentrare, diventa difficile. Quindi ci siamo articolati sulle scenette, abbiamo creato dei mini drammi montati da una cornice, che poi è la logica famosa del Boccaccio, anche lui dice, vabbè. Magari si sarebbe detto, non voglio scrivere una cosa, se poi mi manca un'idea come faccio? Scrivo un episodio in giornate, me la cavo meglio, magari cambio. E quindi, quello che conta è la modularità. Seconda cosa, la memoria non è un problema, se lo scrivono loro il testo. E quindi, bene o male, almeno hanno in testa la situazione, e non è poco. Perché nel teatro di improvvisazione, la situazione è tutto. Se so in che situazione mi trovo, ti do la battuta giusta anche se non me la ricordo. Sapevano la situazione, l'hanno scritto loro, io e la mia collega abbiamo fatto solo un lavoro di editing. Tra l'altro chiedo scusa perché forse ci saranno dei refusi, perché non ho pensato di pubblicare i testi. Altro aspetto era la collettività. Questi testi vogliamo pubblicarli in formato Creative Commons, perché noi vogliamo che la comunicazione, la cultura, nel suo piccolo, questo è un piccolo esperimento, sia condivisa, perché ci piace che le persone possano utilizzare liberamente il nostro testo. Noi li invitiamo a smantellarlo, anzi se lo proporremo ad altre scuole, smantellatelo, smontatelo, fatene quello che volete, perché noi abbiamo veramente lavorato sulla grammatica del testo drammaturgico, che è una grammatica in realtà molto elementare. Il verbo è l'azione. Quello che vedo sulla scena, se vedo uno che sbatacchia un tipo a una porta, sono già in una certa situazione. Seconda, il gesto e l'espressione dell'attore, che sono un po' come, diciamo così, i nomi, cioè gli oggetti del nostro dramma. Mi danno qualcosa su cui lavorare, sono cose più consistenti, cioè l'azione è molto forte, ma questi sono, diciamo così, i nomi. Quello che è veramente la parola si riduce in sostanza a poco, è un pretesto, si dice spesso che il testo è un pretesto. Non importa quello che dice Amleto, importa come lo dice, con chi lo dice, in quale relazione è rispetto alla persona con cui parla, con cui interagisce. Il teatro è l'arte della relazione. Abbiamo migliaia di Amleti diversi perché abbiamo migliaia di relazioni diverse, abbiamo migliaia di attori che hanno un rapporto col proprio vissuto che è completamente diverso da un altro. Per i ragazzi è stato molto semplice un'altra cosa. Ecco, i personaggi, i ruoli. Io ho detto loro, abbiamo lavorato così. Non voglio la fissa del personaggio, la parte principale e la parte secondaria. Dovete fare il personaggio che vi piace. E se vi piace Amleto e volete fare l'Amleto, io faccio un Amleto di 20 Amleti diversi come regista. Non mi importa niente. Anzi, sarà anche divertente vedere un pochino che cosa succede. Poi non l'hanno fatto. Punto a favore, si stancano facilmente. E quindi quelli che vogliono fare Amleto, la parte diciamo un po' più consistente, poi dicono, aspetta, sono un mucchio di battute. No, va bene. Faccio una parte secondaria, mi trovo meglio, perché poi il tempo stringe e loro devono affrontare una serie di carichi di lavoro. Quindi ho già una parte che mi abbandona le parti più difficili, perché spontaneamente sente che non ce la fa, si accontenta della sua parte e la fa molto bene. Abbiamo dei ragazzi che parlano poco, e quindi ho dato loro delle battute molto icastiche, molto espressive. Poche parole accompagnate da grandi gesti. Invece i ragazzi che volevano giocare di più sulla parola, come questi tre militari che facevano anche molti gesti, ma lavoravano proprio sulla parola, sul linguaggio militare, sull'atteggiamento, ho dato loro delle battute un po' più complesse. O meglio, abbiamo scritto delle battute un po' più complesse per loro. Terza e ultima cosa, modularità. Autoproduzione, che mi sembra la cosa fondamentale, perché è più semplice lavorare e veramente facilita tanto a livello di memoria e a livello di situazione. Terzo elemento importante è, diciamo così, la creatività nata dalla scoperta che ci sono luoghi comuni.
Cioè il teatro disinnesca un po' quei luoghi comuni che poi in realtà danneggiano molte delle nostre relazioni. L'idea che un uomo debba essere così, l'idea che ci siano gli inferiori e i superiori, quindi gli inferiori devono avere un atteggiamento da se no non sono, tutta una serie di motivi che conosciamo. E il teatro li smantella molto, e questo è interessante. Abbiamo provato anche a smantellarli in maniera diversa, per esempio far dire una battuta abbastanza neutra in un contesto completamente assurdo, per dire il tono informale. Se io dico, le gradirebbe prendere un tè magari domani in occasione del rapporto di lavoro? Se lo dico così è un conto, ma se l'abbraccio, stretta stretta, le gradirebbe prendere un tè domani, diventa una cosa molto ridicola. Viceversa, era bellissimo far dire a un ragazzo, voglio stare con te, voglio sentirti pelle a pelle, e quell'altro si allontanava. Era l'incarico che più uno usava espressioni intime e affettuose, più l'altro si allontanava, ma l'altro sorrideva e rispondeva gentilmente. Quindi era una scena abbastanza strana, perché le azioni non corrispondevano al parlato. E noi lavoriamo sempre tanto sui contrasti, in cui un'azione non corrisponde mai alla parola. Il lavoro che abbiamo fatto è stato molto verbale, abbiamo lavorato molto sui verbi, molto sulle parole chiave. Abbiamo chiesto di rappresentare una parola chiave con una frase e con un'azione e di metterle insieme. E quindi abbiamo fatto un lavoro sulla paura, cos'è la paura? Una frase che esprima paura, senza usare paura però. E poi nei vari contesti, per esempio ho chiesto in ospedale cos'è la paura? Al cimitero cos'è la paura? In autobus cos'è la paura? Sei seduto sul bagno? La mattina, cos'è la paura? Quindi per loro era molto interessante. Questo è quanto. Se, per i riferimenti, beh, ci terrei a farvi vedere i riferimenti direttamente sul web. Se abbiamo la connessione. Ecco qua, tra l'altro i ragazzi hanno disegnato anche le locandine, questa è una locandina che ha disegnato uno dei ragazzi per noi, e si chiama Edoardo Cappiello, lui tra l'altro è un vero talento nel disegno, è veramente bravo, e ha fatto per noi la locandina dello spettacolo del manicomio. Qui abbiamo il video dello spettacolo completo, e a parte l'immancabile pubblicità, e dovremmo avere anche la locandina in ogni caso. Qui abbiamo tutta una serie, questa è la locandina dell'ultimo spettacolo che è stata Bestiario. Eccola qua, questa si dovrebbe vedere in generale, almeno, eccola qua. Quindi abbiamo lavorato anche sulle locandine, i ragazzi hanno progettato la locandina, poi questa materialmente l'ho disegnata io, però l'idea è stata loro di rappresentare un po' tutti gli animali. Ci sono una serie di indicazioni, di video, di esempi e esercizi come quello della marionetta, che è un esercizio molto simpatico, questo però è un esercizio solo corporeo. C'è poco di testuale qui perché ci interessava la parte performativa teatrale, per cui, anche perché, essendo un sito pubblico che i ragazzi guardavano, non potevo mettere il copione, perché avrei spoilerato. E quindi il copione è rimasto segreto e segretissimo fino all'ultima settimana. Nell'ordine di tempi, è un laboratorio che dura 4 mesi. Il copione, proprio a causa di questo lavoro di continua azione, lettura, trascrizione delle battute, correzione e nuova messa in scena, il copione arrivava circa 40-50 giorni prima dello spettacolo, vuol dire i penultimi 2 mesi, perché veniva fatto e rifatto, quindi è stato preso, ripreso, smontato, rimontato, straziato in tutti i modi, ma è stato abbastanza produttivo, direi. E poi vi manderò tutti i materiali, i collegamenti, e per qualunque necessità sono a disposizione. Allora, ringrazio ancora veramente tutti, grazie mille. Grazie. Veramente, veramente interessante, ringrazio moltissimo Furio Detti, sono ammirata perché riuscire a insegnargli una cosa difficile come il fatto che appunto le parole vivano nei contesti che siano quelli a dare senso o che al contrario per ragioni artistiche, espressive si possa negare il contesto con la parola, mi sembra ecco quello che si diceva, la grammatica che è implicita nell'utilizzo della lingua. Dunque io però ho delle curiosità, come fate a scriverlo materialmente, cioè come viene il lavoro di creazione della situazione, delle battute, come si svolge e che ruolo hanno i docenti nel guidare questo processo? Perché
La domanda è veramente ingenua. No, no, ma in realtà è proprio dal punto di vista testuale è stato il cuore del lavoro. Agli inizi abbiamo lavorato su più ipotesi di soggetto, quindi più ipotesi creative possibili, giocando anche, per esempio, visto che li ho portati, con dei dadi, che per esempio sono questi, che hanno degli ideogrammi. Hanno degli ideogrammi, dei disegni che suggeriscono delle idee, quindi si possono tirare a caso per combinare infinite storie. Questo è stato molto utile per combinare il soggetto, quindi partivamo da una ventina di soggetti. Insieme abbiamo scartato quelli che potevano funzionare e quelli che non funzionavano. Seconda cosa, abbiamo lavorato sulle parti, sui personaggi, prima di scrivere il testo. Chi sono i personaggi, cosa vogliono in base a quel contesto? Stabiliti i personaggi, cosa volevano e che tipo di personalità avessero? Abbiamo lavorato sulle battute, affidavo un personaggio a un gruppo di ragazzi, un personaggio ad un altro, oppure una situazione. Loro mi scrivevano via email e via WhatsApp, mi mandavano veramente i pezzi scritti e io li copiavo e incollavo, per cui il copione all'inizio era una cosa incomprensibile, diventava veramente un paciugo, un post-it, infatti usavo un quadernone con tutte le versioni stampate, non arrivavo mai alla versione stampata del copione, le scrivevo a mano, mettevo i post-it e piano piano da questa massa di materiali, togliendo, definivamo. Il lavoro di definizione dei professori è arrivato a metà. A metà strada c'erano tante idee, a volte molto brillanti, ma la tendenza a divagare. I ragazzi avevano la tendenza a divagare, a infilare insieme ai soldati l'idea della morte, il fantasma, loro che si spaventano, mettevano in genere troppe cose, che sono abituati a questo. E allora noi tagliavamo e chiedevamo di riscrivere in base a un comando di coerenza. Per esempio, gli chiedevamo, ci sono le ultime battute che non funzionano per questo motivo, tagliale o cambiale con battute che siano migliori sotto questo aspetto. E lo facevano abbastanza volentieri, nel senso che riprendevano in mano il testo, lo rimandavano. Noi abbiamo fatto un lavoro di tipo ortografico, molto sommario, perché non mi sono messo a correggerlo ortograficamente le decine, sono arrivate nell'ordine delle centinaia di parti di copione, spezzoni di copione, però facevo un lavoro molto sommario, controllavo rapidamente gli errori e compilavo. E poi mano a mano la sera mi riguardavo un po' la scena quando procedeva. Abbiamo fatto un lavoro di editing dal punto di vista teatrale come registi, perché i ragazzi poi alcuni sono mancati, altri sono ritirati, altri volevano cambiare il ruolo, per cui abbiamo dovuto adattare diverse battute. Uno dei ragazzi non aveva studiato, non scherzo, la sua parte non l'aveva studiata mai, era arrivato 2 settimane dallo spettacolo, gli abbiamo messo l'ultimatum, o la impari o ti buttiamo fuori. Lui ci teneva. Ha detto, sentite, non ce la faccio imparare, è venuta, io non ce la faccio impararla, la posso sostituire con un mimo delle facce o 2 battute abbastanza stare. Dico, bene, però devi inventarle belle, se fanno schifo non entri, devi scrivercele bene. Ci è riuscito, lui ha detto, io non riesco a impararla, ha sostituito con tre movimenti, ha fatto 3 smorfie, 1 a 2 battute, al momento giusto abbiamo riscritto la scena 6 giorni prima delle prove generali, perché lui aveva chiesto questo cambiamento, ho preferito io, perché dico, piuttosto che buttarti fuori, preferisco allora farti fare quello che sai fare meglio. Ed è venuta fuori una cosa interessante. Nel primo spettacolo no, erano tutti bravissimi, dei mostri di memoria, hanno imparato le battute complesse, un intreccio, una trama, l'intreccio soprattutto che era complicatissimo, dei fenomeni. Nel secondo spettacolo ho avuto questi problemi con alcuni ragazzi. Nel terzo era più di relazione movimento e quindi si sono trovati più a loro agio, ecco. Grazie. Allora, io, me l'avete detto troppo tardi. Allora, io vi saluto tutti, vi ringrazio, spero che avremo prossimo anno ancora occasione di vederci. Davvero vi ringrazio molto perché io, come vi dico sempre, imparo moltissimo da questo corso e ne sono davvero felice. Grazie ancora.